Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleroma 56. Oggi un appuntamento extra large, definiamolo così. 2 ore di diretta per commentare l'esito del voto. Da stanotte Roma infatti ha il suo nuovo sindaco, è del Movimento 5 Stelle. Si tratta dell'avvocato Virginia Raggi. Per la prima volta la capitale d'Italia esprime un sindaco donna e nella storia della capitale d'Italia è anche il sindaco più giovane, battuto il precedente record anagrafico di Francesco Rutelli. Naturalmente un'elezione che presta il fianco a tante osservazioni, a tante analisi, con una sconfitta piuttosto pesante per il Partito Democratico, che perde anche in quasi tutti i municipi, conserva soltanto i mini sindaci del primo e del secondo municipio. Naturalmente sono arrivate tante reazioni a tutti i livelli, dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Insomma, faremo ordine con servizi e tanti ospiti in studio su questa importante scadenza elettorale. Allora vi presento i primi due compagni di viaggio che si uniscono a me stasera. Saluto Giuliano Compagni, giornalista e scrittore. Buonasera. Intanto te l'aspettavi così questa elezione? Senza dubbio. 63 pensavo, non 67. Quindi un risultato annunciato, come del resto era apparso già chiaro dagli exit poll. Buonasera anche al direttore di rete di Teleroma 56, Michele Plastino. Insomma, il gioco del pronostico ormai possiamo lasciarcelo alle spalle. Che cosa ci dice questa elezione di Virginia Raggi, Plastino? Allora, intanto hai visto, caro Francesco, che poi si è commossa. Ti ricordi ieri sera, io ero presente all'inizio della tua grande maratona. Questa elezione ci dice qualcosa di strano. Permettetemi un esempio che mi si confà, che è quello sportivo. Ci ho pensato a lungo perché non riuscivo a inquadrare una sensazione che avevo dentro. Allora faccio l'esempio del ciclismo. Siccome io ritengo questo voto, tra l'altro io ero testimone al primo nostro speciale, lui riteneva che vincesse addirittura, aveva previsto ancora meglio, sì, addirittura vincesse all'inizio. Al primo turno, quindi aveva capito un po' l'umore della piazza, no Giuliano? Quindi me lo ricordo benissimo. E invece ecco, quello che volevo aggiungere, sai che sensazione ho? Allora, il ciclismo è un po' come la politica, a dire la verità anche un po' il calcio, ma il ciclismo perché? Perché c'è questa idea ormai che la politica sia completamente marcia. Io vorrei ricordare che la politica rimane un fatto culturale importante, poi che sia degenerata è un altro discorso, ma non è vero che la politica non debba esistere, la politica fa parte della nostra cultura da sempre. E c'è quest'idea che sia tutto completamente ormai marcio, così come c'è stato nel ciclismo un periodo, che in alcuni casi ancora dura, dove tutti ritenevamo che ormai le corse fossero tutte fasulle, no? Così come c'è la corruzione nella politica, il doping. Ora però nel ciclismo si è tentato, artefice il Tour, l'organizzazione del Tour de France, di cambiare la cultura nei campioni, cioè fare un'opera di prevenzione molto forte, anche di repressione molto forte, quindi le pene, ma che insomma quei campioni cominciassero a correre senza doping, d'accordo? Invece qui ho la sensazione che è proprio come se noi ci gettiamo in un'incognita che mi affascina, conoscendo anche i personaggi, per carità, ma è come se improvvisamente uno avesse deciso nel ciclismo che correvi tu, correvo io, correva lui, perché i ciclisti, essendo tutti dopati, non avrebbero più potuto correre. Ecco, questo è l'esempio. Adesso c'è questa sensazione che la politica non debba essere fatta dai politici, però ci sono anche le esperienze, i tecnicismi, le qualità di tanti politici. Allora sono curioso di vedere tutti gli amatori ciclistici che fanno il Tour de France. Quindi ecco l'impegno del 5 Stelle, fare il Tour de France. Allora bisogna vedere se sono in grado, e questo mi affascina molto e mi spaventa molto però. Allora Giuliano Compagno, saranno in grado, sono in grado? Matteo Renzi oggi ha detto non si tratta di un voto di protesta, ma di un voto di cambiamento. Sì, va bene. A me sembra che la metafora di Plastino sia concreta, cioè è cambiata la corsa. La corsa è cambiata in che senso? L'effetto è sottovalutato dagli stessi militanti del Movimento 5 Stelle, che non lo capiscono. L'unico che avrebbe potuto capirlo e l'avrebbe capito senz'altro è Casaleggio. E cosa è cambiato? È cambiato che dopo 70 anni è finita la politica che aveva il suo radicamento nella forma partito. Nella forma partito intesa come quel nucleo che si univa
al suo interno si univa e si fortificava a partire da un'idea. Da un'idea che poi era un'ideologia, che a volte era un'ideologia preconcetta, che era un'ideologia conflittuale, come volete, però attorno a un'idea. Allora, questa storia, che è una storia fondamentale della Repubblica Italiana, la prima e unica Repubblica che noi abbiamo avuto, cioè dal 1946 fino, al 2016, cioè 70 anni di politica, sono terminati definitivamente, non si tornerà più indietro e da una situazione politica che si ancorava e si trovava il suo radicamento nella forma partito, si passerà a una politica basata non più sull'idea ma sull'azione. L'azione che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti con infinite sciocchezze, con infiniti, diciamo, luoghi comuni e anche preoccupanti, e che quindi a questo punto vede il Movimento 5 Stelle protagonista dei prossimi anni assieme ad altre forze che diventeranno forze di azione, non più di idea, e la forma partito che ha nel suo seppellitore, diciamo, Renzi e il Partito Democratico, che ha comunque avuto una sua storia importante, è testimone di questo passaggio di testimone, appunto. Ci riagganciamo proprio a queste considerazioni, adesso però guardiamo anche alla realtà dei numeri, a come incide su Roma questo voto del secondo turno, perché c'è anche una nuova composizione dell'Assemblea Capitolina. Allora, tutti i numeri e le cifre del voto di Roma nel servizio di Benedetta Bertini. Cambia tutto, ora tocca a noi. All'indomani della conquista del Campidoglio, Virginia Raggi pubblica queste dichiarazioni sul suo profilo Facebook. Il neo sindaco ha scelto di trascorrere la giornata in famiglia con il figlio di 7 anni e con i genitori. Con la sua elezione la Raggi è la prima cittadina donna della storia di Roma ed anche la più giovane. Le porte del Campidoglio le si sono aperte grazie al sostegno di 770.564 persone che hanno votato per lei. Una vittoria schiacciante. L'avvocatessa ha raggiunto il 67,15% ed ha preso più del doppio dei voti dello sfidante Roberto Giachetti, che si è fermato a 376.935 voti, pari al 32,85%. Una forbice che al primo turno non era stata così netta. La Raggi era arrivata al 35,25%, mentre il candidato Dem al 24,87%. Rispetto ai suoi predecessori, la grillina ha superato Ignazio Marino, eletto con 664.490 voti. Diminuisce invece l'affluenza di circa 7 punti percentuali. Il dato definitivo a Roma è stato del 50,2%. Dopo anni di malgoverno è venuto il tempo di lavorare, scrive Virginia Raggi su Facebook. Le cose da fare sono tante, noi siamo pronti. In 4 mesi ci hanno fatto una guerra senza precedenti, siamo più forti, non ci hanno fermato. La neoletta esprime poi l'auspicio che d'ora in avanti possa aprirsi una fase nuova, più costruttiva, attraverso un dibattito onesto con le altre forze politiche, centrato sui reali problemi dei cittadini. La prima cittadina di Roma nel pomeriggio ha concesso una sola intervista all'emittente Euronews, che sarà tradotta in 13 lingue e sarà trasmessa mercoledì alle ore 18. Dopodiché è stata la volta dell'incontro con i consiglieri comunali eletti del Movimento 5 Stelle. Con la vittoria della Raggi, la nuova Assemblea Capitolina sarà così composta: 29 seggi per la maggioranza assegnati tutti al Movimento 5 Stelle, 19 seggi per l'opposizione, 1 per Forza Italia, 1 per la Lega, 5 a Fratelli d'Italia, 2 per la lista Marchini, 1 per la lista civica con Giorgia Meloni sindaco, 1 alla lista di Fassina, Sinistra per Roma, 7 al Partito Democratico, 1 alla lista civica di Giachetti, Roma torna Roma. Stasera intanto si terrà una festa, un party a porte chiuse tra gli eletti del Movimento 5 Stelle e il direttorio nazionale per celebrare questo successo. Tra le altre cose, Virginia Raggi, Michele Plastri invoca un dibattito onesto, gli risponde il commissario romano del PD Orfini: sarà una nostra una opposizione dura, non faremo sconti, è finita l'epoca del muro contro muro o questa dinamica è destinata a perpetuarsi? No, io sono convinto che aumenti. Anche perché poi la strategia tattica del Movimento 5 Stelle è stata aggressiva, quindi non riesco a concepire un'opposizione poi morbida. Per cui io credo che da questo punto di vista ne sentiremo, ne vedremo delle belle. E aggiungo a quello che dicevi tu prima con Giuliano, che quando parla di azione, e questa è la grande responsabilità del Movimento 5 Stelle, nel senso che siamo tutti curiosi e, devo dire, ripeto il termine, affascinati all'idea di vedere fatti subito. Allora, ne accennavamo ieri sera, mentre se fosse andato un uomo di un partito tradizionale siamo abituati a un certo iter, con loro non siamo abituati a nulla, per cui ci aspettiamo
che nel giro di pochi mesi non ci siano quasi più le buche a Roma. Perché? Perché ne hanno fatto una campagna forte sulla negligenza organizzativa di tutto il resto della politica precedente. E ripeto ancora una volta, questo mi affascina, perché loro avranno ottenuto reale successo se tutti noi, dato che loro badano all'azione, le azioni le possiamo vedere. E credo che mai come questa volta questo tipo di politica debba poi presentare il conto. In questo senso magari mi aspetto anche positivo. Fa rima con populismo questa vittoria? Tra i vari commenti che abbiamo letto, naturalmente c'è anche questo accento, compagno. È complesso. Secondo me, da un punto di vista, diciamo, del vertice del Movimento 5 Stelle e degli stessi militanti, no. Perché c'è un Movimento 5 Stelle che è formato da militanti, se vuoi, abbastanza incompetenti, abbastanza ingenui, però, come dire, in fondo non populisti. Non del tutto populisti. Poi c'è una base, ed è quello il discorso grave, che è formata per il bene da un, diciamo, un 10% di ex di reduci dalla sinistra, diciamo un 10% di reduci dalla destra, tutte persone colte, carine, che ci credono veramente, un 10% di persone moderate che ci credono, eccetera, eccetera. Ma c'è quel 50-60% di base Movimento 5 Stelle che è feccia, che sono i votanti che votano sempre per il peggiore, che hanno votato per i leghisti, che hanno votato per Forza Italia, che hanno votato per tutto ciò che ha rovinato profondamente questo paese. E questa è la cosa che a me fa profondamente paura, e non credo che questo possa essere governato con molta, molta facilità. Non si rischia però così di demonizzare un processo che rimane democratico? Così, basta guardare su Facebook e vedere come parlano. Quindi, e cosa scrivono, sono terribili. Sono i non ciclisti che fanno il Tour de France. Sono terribili, sono quelli che fingono di votare appunto per qualcosa che cambi, perché qui deve cambiare, perché non se ne può più, eccetera, e sono i primi a evadere, a sporcare, a tenere comportamenti incivili, a meno che non pensiamo che improvvisamente 700.000 romani sono diventati un esempio di civismo, un esempio di buona politica, un esempio di purezza, e no, cioè non prendiamoci in giro, c'è una metà di base del Movimento 5 Stelle che è ingovernabile e che rappresenta il peggio di questo paese. Intanto voglio riproporvi un primo contributo di Virginia Raggi, che ieri, naturalmente, al comitato, quando ormai si era avuta la certezza della sua vittoria, si è presentata davanti ai microfoni. Per la verità non ha accettato domande, ma si è limitata a rilasciare una dichiarazione. Un primo estratto ve lo proponiamo ora. Mi sento di dire che questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. In un momento nel quale le pari opportunità sono solo una chimera, questo cambiamento è fondamentale. Noi lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno avuto la lungimiranza di portare avanti un progetto importante. E oggi siamo qui a testimoniarlo. Sarò il sindaco di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato, perché è questo quello che deve fare un sindaco. Lavoreremo per riportare la legalità e la trasparenza all'interno delle istituzioni, che dopo oltre 20 anni di malgoverno e dopo Mafia Capitale non le avevano più, non vedevano più questi principi, questi criteri a guidare l'amministrazione. Noi li riporteremo come centrali per le scelte politiche. Con noi si apre una nuova era. È venuto il tempo di lavorare. I problemi sono tanti, li conoscete, ve ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Io sono pronta a governare. Grazie. Naturalmente molto di un sindaco dipende anche da come comunica, da come si atteggia nei confronti degli organi di informazione. A questo proposito, insomma, è doverosa anche una precisazione. Stasera avevamo invitato due esponenti del Movimento 5 Stelle ad essere qui presenti con noi per dibattere di quello che è accaduto con il voto a Roma. Purtroppo è stato declinato l'invito per un ordine preciso del Movimento 5 Stelle, che vuole evidentemente riflettere con calma sulla propria strategia comunicativa e evidentemente vuole dare
il palcoscenico in questo momento tutto a Virginia Raggi, che dovrà prima di tutto tenere una conferenza stampa e poi gli altri esponenti potranno evidentemente dire la loro e presentare le proprie analisi. Questo vi dovevamo. Che comunicazione è questa? Questo tono grave, hai visto Giuliano Compagno col quale la Raggi si è presentata, come me lo commenti? L'impressione è che sia un tono grave ma allo stesso tempo inconsapevole, cioè io voglio chiarire, io faccio il tifo per questa nuova giunta, è evidente che da romano mi auguro che il Movimento 5 Stelle sia in grado ovviamente di governare molto bene, è l'augurio di tutti, credo di tutte le persone responsabili e ragionevoli. Ciò detto, governare molto bene significa in realtà scardinare completamente, ma nel modo più assoluto, senza proprio pietà, tutti i meccanismi sbagliati, corrotti, latrocinanti, eccetera, eccetera, che il Comune di Roma ha posto in essere negli ultimi anni. Cioè io voglio vedere alla prova nel senso come cittadino che si augura qualcosa, il rapporto tra Giunta e AMA, tra Giunta e ATAC, tra Giunta e Polizia Municipale, tra Giunta e Servizio Pubblico, eccetera, eccetera. Allora, questo rapporto o diciamo pone in essere un attacco frontale a tutti i meccanismi che sono ovviamente sbagliati, di privilegi, di corruttela, di insipienza, eccetera, eccetera, oppure è fuffa. Plastino sulla comunicazione, così come appare, naturalmente sono anche sfumature alle quali dobbiamo un po' appigliarci, perché, ripetiamo, non sono state fatte domande al nuovo sindaco di Roma, ma è stata una dichiarazione, diciamo così, spontanea, se, per usare questo termine un po' giudiziario. Allora, aggiungo Giunta e aziende per gli appalti. E come no, certo. Da una parte non può non piacermi la semplicità, perché mi associo a lui, tutti facciamo il tifo, no? Che le cose vadano bene. Per cui sulla semplicità voto 10. Mi sembra, ne parlavamo mentre la vedevamo, un po' debole. In che senso debole? Mi metto in aspettativa per dare un giudizio sulla comunicazione e ripeto, mi auguro di essere smentito, alle prime conferenze stampa vere, cioè reali, dove non ci può essere suggeritore, non ci può essere, suggeritore è un termine brutto, consigliere, cioè a domanda rispondo. Lì qualcosa avevamo visto a Sky, però anche lì bene o male era un piatto anche abbastanza preparabile, no? Invece per dare un giudizio sulla sua forza comunicativa attendo questo, cioè un dibattito vero con la stampa dove non si può mascherare nulla. Lì credo che possa venire fuori un reale giudizio sul suo modo di comunicare in relazione a quello che poi c'è dietro, cioè alla consistenza. Chi certo non ha bisogno di lezioni in termini di comunicazione è Beppe Grillo, che insomma evidentemente sulla comunicazione ha creato probabilmente il fenomeno politico italiano del secolo, visto i risultati ottenuti fino a questo momento. Beppe Grillo che è stato a Roma in un albergo, ha festeggiato a modo suo la vittoria di Virginia Raggi e oggi si è concesso anche ai microfoni. Ascoltiamo un breve passaggio delle sue parole. Il paragone è che 10 anni fa i tecnici migliori dell'aeronautica mondiale hanno detto che l'aereo di Picard non avrebbe mai potuto, l'aereo Pulsar fotovoltaico, fare il giro del mondo, e l'ha fatto. 10 anni fa i tecnici migliori della politica italiana hanno ribadito che noi non avremmo mai fatto nulla nella politica italiana. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. Gli aerei impossibili del Movimento 5 Stelle è decollato e adesso cambieremo la quota. Cambieremo la quota e andremo sempre più in alto. Cioè qual è l'obiettivo? L'obiettivo, Grillo, vanno a voi, l'obiettivo è che l'impossibile non c'è. Grillo, vanno aiutati con i della destra. L'impossibile non c'è. Noi abbiamo vissuto con queste frasi. Dall'inizio che ci hanno detto sempre è impossibile che ci riusciate, il sistema reagirà, è impossibile così. Il sistema sta reagendo, noi costringeremo tutta la gente che ha buttato fango su di noi per tutti questi anni a diventare delle brave persone, delle persone corrette. Costringeremo queste persone a diventare almeno culturalmente oneste. Insomma, la prima sfida è decisamente vinta, quella di Beppe Grillo, che tra l'altro parafrasa anche Mike Bongiorno, sempre più in alta, inarrestabile la corsa, compagno, verso Palazzo Chigi, o tutto passa per Roma e anche per Torino.
No, se dovessi fare un pronostico, io penso che le prossime elezioni potrebbero essere elezioni giuste. E d'altra parte la sfida che lancia Grillo è una sfida di ordine antropologico ed è quella che si perde. Cioè la sfida di ordine antropologico è: noi cambieremo gli italiani e cambieremo perfino quelli che ci votano sostanzialmente, anche se non lo può dire, perché quelli che lo votano per una certa quota sono coloro stessi che vivono di disonestà, di evasione, di eccetera eccetera. Quindi io credo che sono stati fatti alcuni errori tecnici. Renzi ha fatto a Roma degli errori importanti: primo, quello di concedere che Marino fosse eletto sindaco; secondo, quello di non costringere Marino a dimettersi subito e a ripresentarsi subito. Per la verità, però, al tempo di Marino sindaco, insomma, Renzi non è che avesse responsabilità ancora interna. Però, al Partito Democratico si era ancora sotto la gestione Bersani. È vero, è vero. Però, insomma, dopo doveva costringere appunto Marino a dimettersi e a ripresentarsi alle elezioni subito. Scoppiata mafia capitale. Subito. E poi, appunto, poi quella storia del notaio. Quello è stato il più grande errore politico di Renzi da quando è Presidente del Consiglio, secondo me. Sta pagando carissima sta cosa. Dove ci porterà questa missione impossibile più volte evocata da Grillo, Michele Plastia? Allora, a parte il fatto che stavo, nel vedere l'intervista, ricordando un passato, l'inizio di Grillo, proprio perché lui lo stava evocando, no? Sulla missione impossibile, dove, se ricordate bene, non vorrei ricordare male io, loro avevano la negazione assoluta dei mezzi di comunicazione se non internet. Quindi mi sarebbe piaciuto adesso vederli governare solo con internet, snobbando tutti gli altri mezzi di comunicazione. Dove ci porta? Allora, sai che ieri sera eravamo qui e io ero rimasto molto sorpreso da Torino. Già si paventava nelle prime ore, no, la sconfitta di Fassino. E io su quello rifletterei molto, perché Fassino, a detta di tutti, ha governato bene. Che è accaduto al ballottaggio? Che Fassino è rimasto solo con i suoi voti e sono convogliati tutti i voti degli altri. Allora, in questo futuro di missione impossibile, che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere, anche per il nuovo sistema che tra l'altro ha voluto Renzi, che ci potremmo trovare di fronte a un ballottaggio, anche con un Partito Democratico rivenuto fuori alla ribalta, forte, ma che a un certo punto si ritrovi in un ballottaggio con il Movimento 5 Stelle, che non è un movimento solo a sé stante, ma che raccoglie anche i voti a quel punto degli altri. Questo potrebbe accadere anche di fronte a un ballottaggio del Movimento 5 Stelle con esponenti di destra. E questo un po' mi preoccupa da un punto di vista, come dirti, quasi uso un termine che è una parolaccia adesso, ideale, idealistico, cioè che loro non lo hanno, hanno però quello dell'onestà, della purezza, eccetera, però non vorrei che poi in Italia fossimo governati con il concetto di non far governare qualcuno, non che debbano governare loro. Qual è l'errore che Virginia Raggi non deve commettere nel costruire la sua squadra? La Raggi? Ma nel costruire la sua squadra può mettere qualunque nome attualmente, non è quello il problema. Certo, io sono un po' colpito dal nome del possibile assessore alla cultura. So chi è, un ragazzo. Luca Bergamo. È un ottimo ragazzo. Ciò detto, il Movimento 5 Stelle non ha presentato alcuna politica, alcuna idea e alcuna frase sulla cultura a Roma. Cioè, è scioccante, ma non sanno manco di che parlano. Cioè, non è... Vabbè. Pazienza, tanto siamo abbastanza abituati a questo. Detto questo, poi l'errore sarebbe quello di non picchiare duro, perché se non picchi duro appunto sui meccanismi di corruttela, ma lo devi fare veramente. Cioè, in fondo, Marino era quello che aveva imposto la mobilità nella Polizia Municipale. La mobilità nella Polizia Municipale significava sradicare il contatto malefico tra il poliziotto municipale e il suo territorio, e loro erano imbestialiti. Ecco, la Raggi deve proseguire su questa falsa riga, cioè attaccare i poteri e fare il possibile perché poi tenteranno di tutto veramente, ma non il PD, i poteri che sono i poteri del PD, come della destra, come del centro, come della sinistra, l'alto, il basso, è tutto un sistema. Di quelli radicati da prima. Ma no? Sì, è un sistema enorme, no? Cioè, posto il fatto che queste elezioni segnano la definitiva morte della destra, diciamo, post-almirantiana. Anche finita. Se poi nei numeri effettivamente fosse arrivata unita, probabilmente poteva dire la sua, perlomeno al ballottaggio. Sì, al ballottaggio arrivava al 18%, secondo me, contro l'82%. Sul PD non mi dite niente, insomma, sugli sconfitti, su Roberto Giachetti. Che partita ha giocato, Plastino?
Giachetti ha fatto tutto il possibile, a mio avviso. Confermo le cose che dicevamo ieri. E tra l'altro, a livello personale, la sua sconfitta mi dispiace conoscendo la persona, cioè una persona che merita, una persona che conosce la politica e che è stato mandato ad uno sbaraglio razionale, un termine che sembra contraddittorio, perché io sono convinto che lui sapesse almeno al 70-80% che questa era, diciamo, questo era il finale. Per questo io credo che lui si sia ritenuto veramente soddisfatto già di essere arrivato al ballottaggio, perché c'è stato un momento in cui io credo anche all'interno del partito loro abbiano temuto di perdere nei confronti della Meloni, e quello avrebbe significato veramente il de profundis vero, sì, del Partito Democratico a Roma. Compagno, un voto alla performance di Giachetti complessiva? Beh, ottimo, è stato l'allenatore di una squadra impresentabile, impresentabile, ma non impresentabile perché allineava persone orrende, non esageriamo, allineava semplicemente dei giocatori che avevano perso tutte le battaglie, che non rappresentavano assolutamente nulla se non il ganglismo, appunto, della politichetta romana, penoso, penoso, penoso. Io una volta su Facebook mi è capitato di interloquire amabilmente, peraltro, con un esponente del PD romano, adesso non ricordo il nome, non lo voglio ricordare, dice: guardate che voi dovete nascondervi, ma veramente, ma non perché avete fatto chissà cosa, ma perché è meglio da un punto di vista, diciamo, strategico, meno apparite come nomi proprio, prendetevi una vacanza, 5-10 anni. E lui non capiva, appena, però, lui non capiva, non riusciva a capire che era un problema. Grazie, grazie a Giuliano Compagno del suo intervento qui a Teleroma 56 stasera, grazie a Michele Plastino, spero, grazie, insomma, voi, di potermi spesso e di nuovo confrontare con voi. Noi però andiamo avanti tra pochi minuti con nuovi ospiti e nuove analisi sul voto di Roma, tra poco. Eurosurgelati Italia è la catena di negozi con 60 punti vendita a Roma e nel Lazio, che ti offre prodotti surgelati di altissima qualità dall'antipasto al dolce. Primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati, dolci. Famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate. Scopri il punto vendita più vicino a casa tua. Eurosurgelati Italia. Ci mettiamo tutta la nostra passione per rendere il vostro evento indimenticabile. Pepe Catering, il miglior servizio catering e banqueting a Roma e nel Lazio. Pepe Catering, qualità, cortesia e professionalità. Un punto di riferimento per aiutarvi a scegliere il menù, la location, l'allestimento e tutto quanto renderà speciale il vostro evento. Pepe Catering, il miglior servizio catering e banqueting a Roma e nel Lazio, ti aspetta in via Palombarese 428 a Fonte Nuova e per informazioni allo 06 90 50 347. Pepe Catering, per eventi indimenticabili. Tele Radio Stereo 92.7, una radio, una squadra. Fidati di chi ci mette la faccia. Ottica Batisti, da 35 anni al servizio della tua vista. Esame visivo e OCT in sede. Centratura computerizzata per occhiali progressivi. Lenti Zeiss e montaggio in un'ora. Sconti fino al 30% sulle nuove collezioni Fendi, Gucci, Tiffany, Ray-Ban, Oakley, Armani e molte altre. E 50% nell'angolo outlet. Ottica Batisti, in via Castel di Leva 263, zona di Vigno Amore, con ampio parcheggio. Info 06 71 35 05 13. Seguici anche su Facebook, Centro Ottico Batisti, per news e promo. Molto tempo fa eravamo così distanti. Da allora siamo cambiati ed evoluti. Il percorso è stato lungo, ma alla fine ci siamo trovati, per non dividerci mai più. Ogni giorno i nostri amici a quattro zampe fanno del loro meglio per migliorare le nostre vite. Trainer è la gamma di alimenti che è al tuo fianco per aiutarti a migliorare la loro. Trainer, segui la sua naturale evoluzione. Scopri tutti i nostri prodotti su trainer.eu.
Capite? Ho fatto la notte in bianco. Sapesse quante volte è capitato a me? In passato, è remoto. Provi a contare le pecore. Oppure i criceti. Ne ho a casa tantissimi. Però, creda noi, è meglio cambiare materasso. Ne abbiamo uno fatto apposta per lei. In un negozio per dormire trovi sempre la soluzione che fa per te. Perché facciamo materassi e sistemi letto investendo in ricerca e innovazione. E adesso ci sono i sogni a tasso zero. Come materasso in memory Hydrofresh da 19 euro al mese. Com'è bella addormentata. E anche da sveglia. Come si costruisce una parete in 8 ore? Comunque rifinita e tinteggiata. Con un ottimo isolamento acustico e che offre una buona resistenza al fuoco. Una parete subito pronta, asciutta, costruita senza polvere, senza rumore. Un lavoro pulito, insomma. Che sia attrezzabile anche con carichi pesanti e, perché no, che strizzi un occhio all'ambiente senza creare rifiuti speciali. Una parete così esiste davvero? Sì. In solo 8 ore? In solo 8 ore. Sistemi costruttivi Brick. Bentornati sulla diretta qui con Teleroma 56, una diretta fino alle 21.30 per cercare di analizzare nei suoi vari aspetti quello che è stato il responso degli elettori. Virginia Raggi, nuovo sindaco di Roma, vedete, questo è il dato definitivo che non lascia spazio ad interpretazioni, è un dato inequivocabile, 67,15% dei consensi per Virginia Raggi, 32,85% per il candidato del centro-sinistra Roberto Giachetti. Buonasera alla deputata del Partito Democratico Laura Coccia. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Non si poteva fare di più, Giachetti ha fatto tutto il possibile, adesso che riflessione si apre all'interno del PD romano ma anche nazionale? Ma io credo che Roberto Giachetti vada assolutamente ringraziato per averci messo la faccia, perché poi è stato lui insieme a tanti militanti, a tanti sostenitori del Partito Democratico e anche delle liste che lo appoggiavano a girare per Roma, ad ascoltare, a partire da una situazione in cui il Partito Democratico, il candidato del centro-sinistra, non veniva dato neanche al ballottaggio. Io credo che abbiano giocato una buona partita, però è del tutto evidente che il risultato finale ha dato un esito diverso da quello che speravamo. In bocca al lupo e buon lavoro a Virginia Raggi. Boris Sollazzo, buonasera di casa, buonasera qui nel nostro gruppo, tutti i giorni in onda su Teleradio Più dalle ore 16 alle 18 con Factotum, firma di giornalettismo.com. Cosa ci dicono queste elezioni, che era inevitabile l'ondata 5 Stelle e adesso? Beh, era inevitabile ed è qualcosa che il centrosinistra non deve, oggi proprio a Factotum Parisi lo ha detto, non deve cedere alla tentazione, il buon Parisi ovviamente non Stefano ma Arturo, non deve cedere alla tentazione del centrosinistra della puzza al naso, cioè di demonizzare il nemico come si faceva con i berlusconiani e adesso con i grillini. La vittoria dell'Appendino ci dice che questo non è solo un voto di protesta, con la Raggi potevamo pensare a un voto di protesta, a un voto tra virgolette isterico di una città che pensava al suo presente, pensava a voler punire il PD, e questo fa capire anche che città strana sia, voler punire l'unico partito che ha tentato di cambiare al suo interno le dinamiche che lo avevano portato a certe problematiche, invece di punire magari tutti gli altri che non hanno neanche fatto questo, diciamo, repulisti da una parte, e questo tentativo di emendarsi, però insomma probabilmente era talmente evidente il combinato disposto del lungo regno democratico, del lungo regno del centrosinistra e di quello che è successo a Mafia Capitale, che era inevitabile che si identificasse il tutto. Quindi ci ritroviamo di fronte da una parte ai 5 Stelle che non possono più nascondersi, cioè adesso se non sono un movimento maturo lo devono diventare, e secondo me la chiave non sarà tanto Virginia Raggi quanto Chiara Appendino come Pizzarotti, secondo me fa parte di una generazione un po' diversa. Paradossalmente il Movimento 5 Stelle ha vinto nel momento in cui ha presentato i candidati più renziani, proprio come Chiara Appendino, e Renzi ha perso nel momento in cui, tranne proprio lo stesso Giachetti, non è stato capace invece di interpretare l'etica e anche l'estetica della sua
rottamazione. Dispiace per Giachetti perché penso che sarebbe stato forse, era il miglior candidato da anni del Partito Democratico in generale, forse era il miglior candidato sindaco da molto tempo, e si è ritrovato però a giocare una partita già persa, insomma sono quelle... In questo momento era come se si giocasse Italia Far Over, insomma. Addirittura. Buonasera anche a Claudia Daconto, collega giornalista, che in questa campagna elettorale è stata particolarmente coinvolta in casa del Partito Democratico di Roberto Giachetti, animando questo anche innovativo esperimento su Facebook della Facebook TV. Quindi insomma anche ti devi un po' scindere stasera da giornalista e da attento osservatrice delle cose democratiche. Non poteva finire che così? Sì, esatto, non poteva che finire così, non c'era purtroppo, almeno da un certo momento in poi, purtroppo credo che tutti noi, ecco, soprattutto chi nelle vesti di osservatore è un po' più abituato anche a mettere un po' di distanza, no, tra quello che succede e quelle che sono le proprie inclinazioni e aspettative, abbia capito che non c'erano margini di recupero. Non c'erano motivi ormai, se non chiaramente la speranza che i romani potessero comprendere la bontà della candidatura di Roberto Giachetti, non c'era motivo per cui poi però non decidessero di votare Raggi. Gli errori commessi in casa del PD quali possono essere stati? Ci sono stati errori da parte, adesso mi fai una domanda difficile perché significa entrare un po' nelle cose poi anche vissute e osservate in queste settimane. Non ti avremmo invitato altrimenti. Diciamo che, allora ti posso rispondere così, quando io sono entrata nel comitato di Giachetti, la prima riunione a cui partecipai, che non era assolutamente una riunione di staff, ok, era una riunione di volontari, percependo un po' l'aria, dissi: guardate che se il Partito Democratico ha bisogno in questo momento di Roberto Giachetti per potersi giocare questa partita, Roberto Giachetti ha bisogno del Partito Democratico. Fino a un certo punto questa sinergia probabilmente non si è affatto esplicata. Poi gli errori, se vogliamo parlare degli errori del Partito Democratico, da Mafia Capitale al commissariamento, alla gestione, alla candidatura di Marino, perché secondo me ancora più che le dimissioni di Marino, di cui si parla tanto, l'errore a monte è stato nella candidatura di Marino, poi chiaramente nel coinvolgimento in Mafia Capitale, c'è stato poi gli errori, il rapporto Barca vogliamo chiamarlo un errore? No, secondo me. Il commissariamento non è un errore? No, in se stesso. Possono essere stati fatti degli errori dal commissario Orfini, che oggi ha scritto oggi pomeriggio un lungo post. Avrà certamente fatto degli errori, ma prego. No, prego. No. L'errore maggiore probabilmente è stata in una mancata interpretazione di come doveva essere proprio interpretata questa campagna elettorale. Si è deciso di fare la campagna elettorale a Virginia Raggi, che non ne aveva assolutamente bisogno. Si è deciso di trasformare, mi dispiace di dirlo qua davanti a Laura, ma questo non significa che uno non le ritenga importanti e non faccia il tifo per avere i giochi olimpici a Roma nel 2024, ma non si potevano trasformare queste elezioni a Roma in un momento così difficile e particolare in un referendum sulle Olimpiadi. Però c'è da dire una cosa, secondo me dobbiamo allargare il campo d'analisi, nel senso, sono d'accordo con te e sono d'accordo sul fatto che probabilmente si è sbagliato a parlare di Stadio della Roma, di Olimpiadi, cioè di tutta una serie di cose che, devo dire, anche con una certa maturità tardiva, i cittadini romani hanno dimostrato di non averne interesse. Non è sempre stato così, però in questo caso hanno guardato oltre, speriamo. Il problema però è che noi, questo problema del PD e questo problema del centrosinistra nasce ben prima della scoperta di Roma Capitale, perché questa elezione è la terza elezione in cui vince un candidato antisistema. Alemanno era un candidato antisistema perché nel momento in cui vince non è sostenuto dai poteri forti. Marino, si può dire quello che si vuole, ma non era il candidato che voleva il Partito Democratico. Arriva dopo delle primarie particolari,
arriva contro, tra virgolette, l'establishment, tranne un dirigente che poi se lo perde per strada ed è un candidato antisistema, viene percepito così, non viene percepito come un democratico, adesso Virginia Raggi è un altro candidato antisistema. Quindi è un problema quello del PD, che non si può richiamare al commissariamento di Orfini, alla strategia del Partito Democratico attuale. Bisogna tornare indietro almeno di 8 anni, però il problema è che se si torna ad Alemanno e si torna alla sconfitta di Rutelli, vuol dire che i cittadini romani, abbiano torto o non ce l'abbiano, hanno giudicato male anche quello che il centrosinistra considera con Rutelli e Veltroni l'età d'oro. Laura Goccia, in un passaggio dell'analisi che faceva Claudia Da Conto, si percepì anche che in un certo passaggio di questa campagna elettorale forse non tutto il PD è stato compatto e schierato dietro Roberto Giachetti. È stata anche la sua sensazione questa? Ma io questo non lo so, io so che personalmente mi sono spesa abbastanza al fianco non solo di Roberto Giachetti, ma anche al fianco di molti dei candidati al Consiglio Comunale, proprio perché per me era importante, anche avendo un ruolo nazionale, di comunque dare il mio contributo, ascoltare i cittadini, ma soprattutto proprio fisicamente accompagnare Roberto e chi si stava candidando a rappresentare i cittadini all'interno dell'Assemblea Capitolina in un percorso di avvicinamento alla città. E adesso del PD romano cosa ne sarà? Orfini oggi ha annunciato un congresso per ottobre, da dove si deve ripartire? Ma secondo me bisogna ripartire da quello che vogliamo essere, dalla nostra identità. Io credo che queste elezioni ci pongono alcuni quesiti ai quali noi dovremo saper dare delle risposte. Primo fra tutti le percentuali di voto nelle zone di periferia, e quando intendo periferia intendo soprattutto il milione di abitanti che è al di fuori del raccordo anulare. È chiaro che c'è un problema di comunicazione, ma non da parte nostra nei loro confronti, ma è un problema di ascolto. Probabilmente non c'è stato sufficiente ascolto, non c'è stato proprio uno scambio di comunicazione e di informazione reciproca. È un partito imborghesito il PD, Da Conto? Purtroppo io ho anche osservato in questa campagna elettorale, questo lo devo dire, di esponenti, sia dirigenti che militanti del Partito Democratico, che quando si trattava di andare in giro, di raggiungere certe località più periferiche, facevano un po' la battutina: ma che sta, ma Roma? È ancora Roma? Cioè, non si può pensare di andare poi in campagna elettorale negli ultimi cinque giorni di campagna elettorale, quando non la si è frequentata, non si riesce a parlare lo stesso linguaggio. Io quando mi sposto, può sembrare utilitaristico, ma è semplicemente comprensione del contesto. Se devo trasmettere un certo tipo di messaggio, a Tor Bella Monaca piuttosto che a Laurentino 38, ci vado con una borsa diversa rispetto a quella con la quale magari vado ai Parioli. Quindi diamo ragione a Marchini, che lascia la Ferrari all'autogrill e prende la Panda. Ma Marchini non è proprio credibile in sé, perché voglio dire, è una persona che ha un profilo tale. Io questo prendilo come un esempio. Cioè, bisogna saper parlare quel linguaggio, bisogna avere più dimestichezza. Cioè, la dimestichezza con un certo tipo di contesto, di questioni, di problematiche, proprio anche di linguaggio, di condivisione di problematiche, di sistemi di valori, la devi sviluppare nel tempo. Solazzo, però come diceva Don Abbondio, il coraggio se uno non ce l'ha non se lo può dare, ma allora dove si ricostruisce anche il rapporto con un tessuto così delicato come quello cui faceva cenno Laura Goccia? Il solito discorso, e mi dispiace farlo con chi poi invece si è speso, e quindi chiaramente stiamo in una situazione in cui chiaramente i responsabili non sono in questo studio, però il PD da almeno 10-15 anni un esercito che ha solo degli ufficiali. Un po' perché la militanza si è dispersa in tutta la realtà dei partiti di massa, i partiti di massa non ci stanno. Un po' perché il PD ha perso, secondo me, completamente la sua identità. È una forza di centrosinistra, ma la parte sinistra non la considera, cioè dovrebbe guardare con
con comprensione, con compassione, nel senso di patire insieme, ma anche di condividere la passione, i perdenti, invece cerca di inseguire i vincenti, e ovviamente non lo sa fare questo, e quindi ci si divide tra una sinistra cosiddetta radicale, che fa del pauperismo e della lotta ai presunti privilegi una bandiera, fino a spaventare tutto quel ceto medio, medio-basso che già soffre, e dall'altra parte un Partito Democratico che forse ha pensato di più ad annichilire ciò che aveva a sinistra piuttosto che vincere ciò che aveva a destra o che aveva in mezzo, perché poi il problema del Movimento 5 Stelle è che è anche un nemico difficile da affrontare, se poi deve essere un nemico, perché secondo me l'elettore 5 Stelle tu lo devi capire, tu il Partito Democratico lo devi intercettare, perché l'elettore di 5 Stelle è un elettore che protesta, ma è un elettore che anche vuole qualcosa e che tu non gli stai dando. Cioè, la cartina delle vittorie dei municipi è imbarazzante, cioè, quando tu vedi che per poco vinci nei quartieri ricchi, come diceva lei, in periferia prendi scoppole mai viste, vuol dire che tu hai fallito, ma partendo dalla tua storia. Continuiamo la nostra analisi in casa del Partito Democratico, perché insomma andare anche a vedere l'analisi degli sconfitti può essere utile. Abbiamo ascoltato il parere dello sconfitto delle primarie del Partito Democratico, del centrosinistra, il principale avversario di Giachetti, Roberto Morassutti, incontrato oggi da Armando Fioretti. Roberto Morassutti, partiamo dall'analisi del voto, è andato di fatto insomma il crollo del PD nella capitale. Sì, è un voto durissimo che conferma nel modo diciamo peggiore possibile il fatto che il PD a Roma da troppi anni ha perso il contatto con il popolo e con la città. Adesso si aspetta le dimissioni del commissario Orfini. No, io non credo che bisogna consumare vendette sulle persone. Orfini ha avuto un compito difficilissimo, ha cercato di portarlo avanti. Avrei preferito, glielo ho anche detto, che in questo anno e mezzo si promuovesse una discussione politica interna più profonda, perché questo ci avrebbe preparato meglio, ci avrebbe allenato meglio ad un confronto elettorale che comunque si presentava durissimo. E quindi se ho una critica, ma l'ho fatta in tempi non sospetti, non la faccio oggi, è questa. Lei l'ha detto in tempi non sospetti, basta con il gioco delle correnti, sono le correnti il male del PD. Sì, sono almeno 6 anni che batto su questo tasto in tante occasioni. All'inizio mi è stato detto che era un modo di discutere offensivo nei confronti del PD, poi sono venute le inchieste, tutti hanno detto che in fondo sì, alcune argomentazioni erano vere, c'è stato il rapporto Barca. Ho detto però dopo il rapporto Barca non possiamo fermarci a dare le pagelle, dobbiamo costruire una terapia, ricostruire il filo della politica, questo non è stato fatto. Penso adesso non ci sono più alibi, ma la mia non è una critica alle correnti, perché le correnti sono parte della vita interna di un partito democratico, di un partito politico, ma le correnti che discutono sulle idee sono un conto, le correnti che si occupano quasi prevalentemente di preferenze e di tessere sono una maledizione. Lo spettatore invece come ha visto la campagna elettorale di Giachetti? Visto un impegno, quindi credo che gli vada dato atto di aver svolto una campagna determinata, ha dato tutto se stesso e quindi va ringraziato per questo. Però devo dire che l'ho visto solo, se posso dire, l'ho visto solo e di questo bisognerà capire il motivo. Perché questa solitudine del nostro candidato che si è impegnato con grande determinazione, ha lavorato, però non si percepiva intorno il respiro di una squadra larga, aperta e soprattutto solidale. Laura Coccia, quindi anche Morassutti batte sulla solitudine del candidato Giachetti. Nell'analisi post voto spesso torna il giudizio critico nei confronti delle correnti, è quello il vero male interno al Partito Democratico? Ma io credo che il Partito Democratico debba tornare ad essere un partito unito al di fuori delle correnti. È chiaro che in una grande famiglia ci siano persone che la pensano in maniera diversa su alcuni temi ed è normale confrontarsi, però io credo che quello che noi dobbiamo imparare a fare, dobbiamo imparare a farlo a partire da questa sconfitta, è che nonostante le idee che possono essere su alcune cose divergenti, dobbiamo sapere essere uniti per un obiettivo comune.
Da conto, da rottamatori a rottamati, vediamo che il passo è brevissimo, nel giro di pochi mesi si rischia di passare, di vestire un ruolo opposto a quello che si vestiva poco prima. E per ritornare invece a recitare il ruolo di, diciamo, di martello invece che incudine, che cosa occorre fare? Penso che comunque andrà adesso anche il referendum di ottobre, l'unica chance che ha Matteo Renzi per sopravvivere a se stesso in fondo è andare a votare comunque il prossimo anno, l'aprile 2017, è l'unico modo, altrimenti oltre che rottamato, cioè è anche logorato. Da, a questo da, punto lo scenario del 2018 non lo reputo di più credibile. Non... Che si voti nel 2018? Per carità, sarebbe, no, il tempo normale della legislatura, però io credo che di fronte a questi dati delle amministrative, e se il referendum non sarà quel plebiscito che il Presidente del Consiglio si aspettava forse fino a qualche tempo fa, non vedo perché dovrebbe lasciarsi logorare per mesi da opposizioni sempre più accanite, lasciando anche soprattutto al centrodestra tutto il tempo e l'occasione per ricostituirsi, individuare una leadership importante come è avvenuto a Milano e poi batterlo al ballottaggio. Dovrà pure pensare a questo Italicum, certo non è bello rimetterci mano dopo aver preso una sveglia in casa propria alle amministrative, però effettivamente questo voto ci ha dimostrato che quando si tratta di andare contro il Partito Democratico di Renzi, al PDR per citare Diamanti, e Movimento 5 Stelle e Centrodestra si coalizzano. Sollazzo su Renzi? Io non credo che si voterà nel 2017 perché credo che nessuno ne abbia voglia, non ne avrà voglia il Movimento 5 Stelle che in quest'anno si dovrà sporcare le mani e non ne uscirà inevitabilmente con le ossa tutte intere. Secondo me non converrà Renzi perché Renzi comunque andrà al referendum, uscirà con le ossa rotte perché c'è una minoranza PD che secondo me è una specie di malattia endemica, lo dico anche con dolore perché ci sono tantissime persone che stimo dentro, ma continuare a pensare che le sconfitte di Renzi siano una loro vittoria quando uno dei bocciati è un rappresentante coetaneo della loro classe dirigente, cioè Fassino, e parliamoci chiaro, se ci fosse stato un candidato tra virgolette riconoscibile come renziano e non alla Napoli modello Valerio Valente, probabilmente forse quella sconfitta non ci sarebbe stata, quindi è una sconfitta di tutti. Finché il PD non penserà che si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, sarà sempre un disastro. Dall'altra parte il centrodestra è vero che ha detto siamo ancora vivi, ma ecco appunto ha dichiarato la propria sopravvivenza, e una delle forze di opposizione che si pensava essere più in salute come la Lega, in salute non è, se va a perdere a Varese, se comunque non riesce a portare mezzo milione di milanesi a votare. Quindi io credo che nel 2017 nessuno avrà voglia di andare a votare e tutti preferiranno mantenere le proprie posizioni per quanto sia una guerra di posizione logorante. Dall'altra parte, a questo punto è vero che Renzi non deve dimettersi per le amministrative, ma non doveva neanche Veltroni a suo tempo, e Veltroni per molto meno invece se n'è dovuto andare, però è anche vero che adesso il referendum diventa un momento drammatico per la sua vita politica. Ho citato Veltroni, che solitamente fa rima in questo paese con D'Alema, non vi posso lasciare andare senza un giudizio su proprio Massimo D'Alema, che dice di aver obbedito alla indicazione del partito, ma poi nel segreto dell'urna sarà stato davvero così, Coccia? Ma sinceramente non è un argomento che mi appassiona, non credo che appassioni neanche molti romani. Credo che D'Alema abbia votato secondo la sua coscienza, esattamente come ognuno di noi. Che peso ha oggi ancora Massimo D'Alema e i dalemiani nel PD? Claudia da Conto. Ce l'ha sui giornali, si è visto. Penso che in quelle famose periferie di cui tanto abbiamo parlato non sia difficile anche che qualcuno, soprattutto da una certa età in giù, sappia anche chi è Massimo D'Alema.
Boris? In un esercito di ufficiali un generale in pensione ha ancora la sua voce in capitolo, ma è una voce residuale, al popolo interessa poco. Se ha votato Virginia Raggi sarà una delle poche scelte vincenti che ha fatto nella sua vita politica, perché poi non bisogna dimenticare che D'Alema è uno dei più straordinari perdenti che abbiamo visto nella storia repubblicana. Che sindaco sarà Virginia Raggi? Se devo proprio puntare tra le due, tra Virginia Raggi e Chiarapendino, credo che sarà un ottimo sindaco Chiarapendino, che si trova una città più facile da governare e secondo me una preparazione maggiore. Virginia Raggi, non vorrei che fosse l'ennesimo sindaco eterodiretto di questa città, e mi fa paura. Certo, probabilmente non sarà eterodiretta da personaggi pericolosi come quelli precedenti, ma a volte... può essere il pericolo un male, ma può essere anche l'inadeguatezza un male. Io spero e mi auguro che lei, quando dice io posso governare, io sono disposto a governare, sia disposto a farlo sul serio, cioè a ragionare con la sua testa e non a delegare il destino di una città che è al limite del fallimento, è proprio sull'orlo dell'abisso, al di là che lei e i 29 consiglieri portino noi libri in tribunale nel momento in cui ci sarà il bilancio, ha bisogno dell'impegno totale e dell'indipendenza totale di chi la governerà. Posso, avendo fatto l'università con lei, sicuramente controfirmare sia la sua onestà, sia la sua tenacia, sia la sua intelligenza. Non sono sicuro che basti. Io non nego che avrei preferito Roberto Giachetti. Nel commentario di voto oggi il Presidente del Consiglio ha vestito il suo aspetto istituzionale più forte, ha detto: tra istituzioni si dialoga, c'è senso di responsabilità. Sarà poi davvero così il rapporto tra Campidoglio e Palazzo Chigi, Laura Coccia? Ma io penso proprio di sì, perché alla fine tutti abbiamo a cuore il bene di Roma e io mi auguro per Roma che tutto vada bene e che Virginia Raggi sia in grado di governare. Ciò non toglie che ovviamente per quanto riguarda il Partito Democratico faremo opposizione esattamente come abbiamo imparato in questi anni con l'esempio che abbiamo avuto in questi 3 anni dal Parlamento in poi da parte del Movimento 5 Stelle. Claudia De Conto? Premesso che faccio i migliori auguri alla città di Roma e a tutti i romani di trovare in Virginia Raggi un sindaco all'altezza del compito, temo che Virginia Raggi resti, anche nonostante l'impegno e lo studio sicuramente profuso in questi mesi nel recuperare un gap di conoscenza innegabile, temo che resti un personaggio inadeguato. Il bilancio previsionale di dicembre glielo ha fatto tronca, quindi la passerà liscia, dopodiché quando a giugno ci sarà il consuntivo staremo a vedere. Sulla sua indipendenza anche ho qualche perplessità, perché se non è stata in grado di dire a quale personaggio voler intitolare una strada di Roma, temo che probabilmente perché è preoccupata che poi da più in alto potessero immediatamente smentirla o punirla, temo che possa poi prendere decisioni con una sostanziale autonomia. La vedremo alla prova dei fatti. A chiudere proprio una, una piccola considerazione: alle 3 Virginia Raggi andava ad omaggiare il re, cioè Beppe Grillo, alle 3 Chiarapendino era a Piazza Castello con i cittadini di cui sarebbe stata sindaco. Il discorso di ieri sera è stato molto diverso, da lì si vedeva, l'intervento davanti ai giornalisti è stato molto Vedremo allora come affronterà questa sfida al campione. Nel frattempo grazie a Claudia Da Conto, grazie a Laura Coccia, grazie a Boris Solazzi e al loro intervento. Per noi pochi istanti di pausa, ma continuiamo ancora con nuovi ospiti, ancora a sminuzzare il voto di Roma. Tra poco.
Ci mettiamo tutta la nostra passione per rendere il vostro evento indimenticabile. Pepe Catering, il miglior servizio catering e banqueting a Roma e nel Lazio. Pepe Catering, qualità, cortesia e professionalità. Un punto di riferimento per aiutarvi a scegliere il menù, la location, l'allestimento e tutto quanto renderà speciale il vostro evento. Pepe Catering, il miglior servizio catering e banqueting a Roma e nel Lazio, ti aspetta in via Palombarese 428 a Fonte Nuova e per informazioni allo 06 90 50 347. Pepe Catering, per eventi indimenticabili. Teleradio Più 97, la nuova talk radio di Roma. Buongiorno a tutti, sono il dottor Stefano Salaris, uno degli specialisti di Family Dent. Se desiderate un sorriso perfetto in una sola seduta, oggi la Family Dent ha la soluzione adatta a voi. Grazie alle innovative faccette estetiche non invasive, indolori, affidabili e durature, fino al 31 luglio 2016 potrete risolvere i vostri problemi estetici e funzionali del vostro sorriso a partire dallo straordinario prezzo di 290 euro. Contattateci per un consulto senza impegno all'856 1006. Vi aspettiamo. Per noi di Family Dent, il benessere inizia dai denti. Hai un mutuo incagliato. Il tuo immobile è stato pignorato. Sta andando all'asta. Vendilo, prima che sia troppo tardi. Rivolgiti subito alla Luizzi Immobiliare. Contattaci. Pensiamo noi a saldare il tuo debito con anticipi a tasso zero, a ricercare l'acquirente e a vendere l'immobile con professionalità e massima riservatezza. Luizzi Immobiliare. Da 40 anni, la migliore soluzione per il tuo immobile pignorato. Chiama subito lo 06 37 20 571. Capite, ho fatto la notte in bianco. Sapesse quante volte è capitato a me? In passato, era remoto. Provi a contare le pecore. Oppure i criceti. Ne ho a casa tantissimi. Però creda noi, è meglio cambiare materasso. Ne abbiamo uno fatto apposta per lei. In un negozio per dormire trovi sempre la soluzione che fa per te. Perché facciamo materassi e sistemi letto investendo in ricerca e innovazione. E adesso ci sono i sogni a tasso zero. Come letto contenitore Hollywood da 29 euro al mese. Com'è bella addormentata. E anche da sveglia. Hai deciso di costruire o ristrutturare la tua casa? In provincia di Frosinone, nel comune di Ceccano, nell'ex stabilimento della birra, presso il polo fieristico Expo Centro Italia, arriva il Salone dell'Edilizia. Complementi d'arredo, vivaistica e agricoltura, il salone espositivo specializzato che ti aiuterà a incontrare chi progetta e realizza la tua casa. Da sabato 14 maggio a domenica 22, metti la tua casa al centro. Visita Expo Centro Italia. Per info chiamalo 0775 15 43 024 o visita expocentroitalia.com. Eurosurgelati Italia è la catena di negozi con 60 punti vendita a Roma e nel Lazio che ti offre prodotti surgelati di altissima qualità dall'antipasto al dolce. Primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati, dolci. Famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate. Scopri il punto vendita più vicino a casa tua. Eurosurgelati Italia. Proseguiamo questa marcia lunga perché insomma il voto di Roma, ma più in generale il voto nazionale, seppure soltanto tra virgolette amministrativo, di spunti ne offre. Allora, ci siamo rivolti a due esperti del settore DOC, davvero così come quelli che vi abbiamo proposto finora e quelli che seguiranno. Saluto Giuseppe San Giorgi, giornalista e scrittore, insomma un curriculum che parla da sé. Ai tempi della Democrazia Cristiana, portavoce a Palazzo Chigi all'epoca di Giuseppe De Mita, di Ciriaco De Mita, chiedo scusa, presidente del Consiglio, già direttore del Popolo. Che ci dice questa vittoria intanto di Virginia Raggi a Roma? Che adesso si trova di fronte a due realtà da amministrare. Una è quella della metropoli, della grande città, con i problemi della grande città, eccetera.
L'altro è il problema di che cosa Roma rappresenta e significa non solo in Italia, ma nel mondo, nell'immaginario mondiale. Roma è una caput mundi, è la città dei grandi valori universali, religiosi, culturali, artistici, storici. Ecco, io l'ho sentita parlare in queste settimane di campagna elettorale molto delle buche, ed ha fatto benissimo a farlo. Io vado in motocicletta e mi aspetto molto dalla Raggi per quanto riguarda le buche, però mi aspetto anche che dica qualcosa e che rilanci, insomma, il tema, l'immagine, l'essenza, la storia di Roma, per quello che Roma rappresenta nella storia del mondo. Marco Esposito, direttore di giornalettismo.com, buonasera, ben trovato anche a te. Buonasera a tutti. Notti insonne, naturalmente quelle che si sono trascorse, soprattutto online, diceva San Giorgio, insomma, l'immagine di Virginia Raggi ha fatto il giro del mondo, dei siti del mondo, insomma, tu su internet di fatto ci vivi, è un prolungamento della tua mano, possiamo dirlo, lo smartphone, senza tema di essere smentiti. Che immagine sta regalando Roma in questi giorni al pianeta? Beh, sui giornali internazionali ha avuto grandissimo spazio, devo dire, la vittoria di Virginia Raggi, il fatto che una donna diventasse per la prima volta sindaco di Roma. Addirittura alcuni giornali francesi, c'era ieri in contemporanea la partita della Francia, hanno dato l'apertura, Le Monde, all'Italia, a Roma, la vittoria di Virginia Raggi piuttosto che alla nazionale. Non so se a parti invertite sarebbe successa la stessa cosa, dubito fortemente, diciamo. Però sicuramente da questo punto di vista l'immagine di Roma ha fatto il giro del mondo e sta facendo un giro del mondo sotto un certo punto di vista molto positivo, perché comunque è una novità, è una bella immagine, due donne giovani che vincono due città così importanti, dello stesso partito ma così diverse. Io le chiamo le gemelle diverse, Appendino e Raggi, diciamo. L'Appendino mi sembra un po' più strutturata, un po' più... anche diciamo coraggiosa tra virgolette nell'affrontare i giornalisti. Oggi l'ho vista più volte parlare anche in solitaria con i colleghi nella strada, accettare le interviste singole. Invece Virginia Raggi l'abbiamo vista ancora un po' timida sotto questo punto di vista. Ieri ha fatto una breve dichiarazione e basta. Ecco, anche sotto questo punto di vista secondo me dovrà fare un passo in avanti, anche perché ha dimostrato in campagna elettorale di essere una che davanti alle telecamere ci sa fare. Ecco, si rischia un po' che possa non essere un sindaco indipendente. I suoi detrattori in campagna elettorale spesso hanno tirato fuori questo argomento. Virginia Raggi rappresenta in realtà un movimento, uno staff che è alle sue spalle, ma non avrà poi quell'autonomia da primo cittadino che è necessaria per guidare una città, una capitale come Roma. San Giorgio, è così? Fare la critica a un film prima che il film non solo l'hai visto, ma addirittura che sia stato girato, è complicato. Un saggio diceva che per avere fiducia di una persona bisogna dare fiducia a una persona. Quindi c'è una immagine che è quella dei famosi primi 100 giorni, nei quali una persona poi che diventa un soggetto pubblico ha la possibilità, la capacità di dire quello che vuol fare, di dare la sensazione di quello che è in grado e che è capace di fare. Lo vedremo fin da domani. Però ripeto, è un film di cui parleremo fra qualche mese o almeno fra qualche settimana. Oggi mi pare ancora prematuro. Marco Esposito citava quell'incontro che c'è stato ieri con la stampa di Virginia Raggi, una dichiarazione. Allora vi proponiamo un altro contributo del neo sindaco di Roma in quei pochi minuti che si è intrattenuta di fronte ai giornalisti. Ricordiamo, non ha risposto a domande ma ha presentato una sua dichiarazione spontanea. Ascoltiamo un altro estratto di quelle sue parole. Voglio mettere un punto oggi qui su tutti questi toni aspri che hanno contraddistinto la campagna elettorale, sui vili attacchi che ho ricevuto da altre forze politiche. Voglio mettere un punto. Si riparte. Da domani io mi auguro che tutte le forze politiche abbiano il buonsenso di voler aprire un dialogo onesto sui problemi e le soluzioni di Roma. Mi auguro che abbiano il buonsenso di rimettere al centro delle scelte politiche gli interessi dei romani. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissa. San Giorgio, cosa è stata quella nei confronti di Virginia Raggi, soprattutto nelle ultime ore di campagna elettorale? Macchina del fango o gioco delle parti, come avviene solitamente in occasioni come queste? È uscito fuori, fra l'altro, da un giornale abbastanza come insospettabile, perché si poteva pensare che fosse anche così favorevole ad una
ad una novità come quella rappresentata dai 5 Stelle. No, credo sia semplicemente che chiunque di noi diventa un personaggio pubblico deve aspettarsi da quel momento in poi di essere soggetto a tutto. Noi abbiamo un gioco incrociato, abbiamo la magistratura che deve fare da cane da guardia ai politici che sbagliano e abbiamo i giornalisti che devono fare da cane da guardia ai politici che sbagliano e ai magistrati che si occupano dei politici. Quindi noi abbiamo fatto il nostro mestiere, la notizia c'era, è stata data, poi i fatti ci diranno qual era effettivamente il livello di gravità di questa commissione o presunta omissione. In generale, in termini elettorali, poi sembra non pagare la delegittimazione dell'avversario. Noi dobbiamo pensare che rispetto a tanti luoghi comuni, Renzi ha in mano le televisioni, comanda il paese, Berlusconi ha in mano tutte le televisioni e comanda. Berlusconi, hanno fatto, poverino, tutta la solidarietà, un'operazione a cuore aperto, ed è un pensionato che insomma, ha avuto l'Italia in mano e adesso però insomma, è una specie di pensionato che sta a Villa Borghese. Renzi con tutte le televisioni, anche lui insomma, ha avuto una tornata elettorale che l'ha messo quasi in ginocchio. Per cui non credo, la gente ragiona con altri criteri, con altri metri di giudizio. E bisogna avere la lunghezza d'onda giusta per capire quali sono quei metri di giudizio. Naturalmente questa campagna elettorale Esposito si è giocata anche molto, forse per non dire soprattutto, sui social network. Poi spesso diciamo il paese reale è un'altra cosa, il dibattito che si sviluppa sui social network è un altro. Però per esempio in termini di presenza e di forza sui social network non c'era partita tra Virginia Raggi e Roberto Giachetti, che Virginia Raggi è espressione di un movimento che sui social network si è formata e si è fondato, potremmo dire. Quindi per una volta possiamo dire che invece il social network è il paese reale? Secondo me no, cioè nel senso questa volta coincidevano i punti di vista, possiamo dire, più che altro. C'erano tutte le condizioni ideali per la corsa del 5 Stelle a Roma. Venivamo da due consigliature molto difficili per i sindaci uscenti, sia Alemanno, centrodestra, sia Marino, centrosinistra, hanno avuto difficoltà. La fine della consigliatura precedente è stata addirittura drammatica per il centrosinistra. Quindi diciamo il ragionamento che si faceva sia sui social che fuori dai social era: abbiamo provato destra, abbiamo provato sinistra, proviamo 5 Stelle. La campagna elettorale di Giachetti non è riuscita a contrastare questo ragionamento di fondo, cioè non è riuscita a dare un motivo ai romani che pensavano questo, no, preferisco puntare su Giachetti, oppure no, non mi fido. Questa è forse la carta che ha tentato di giocare in parte il Partito Democratico, del salto nel buio dei 5 Stelle. Invece l'elettorato romano, come l'elettorato ormai direi tutto italiano, ha dimostrato di essere molto libero nel voto, di sentire molto meno le appartenenze rispetto a una volta, e di ritenere 5 Stelle non un tabù, un voto assolutamente come gli altri. L'unica, se vuoi, una piccola analisi che possiamo fare, l'unico voto un tantino ideologico è rimasto il voto contro nel secondo turno. A me ha stupito, devo dire, la quantità di voto, probabilmente di centrodestra, studiando i flussi, che si è riversato sui due candidati del Movimento 5 Stelle. Cioè l'elettore di centrodestra che è tornato alle urne nel secondo turno, tra il candidato di sinistra e il candidato del Movimento 5 Stelle, ha votato in massa il candidato del Movimento 5 Stelle. Dunque riconosce come avversario il candidato di centrosinistra? Sì, si vota contro. Ecco, ma questa Italia che di fatto è tripolare, che punto è nell'evoluzione della democrazia italiana, diciamo dal 48 in avanti, San Giorgio, a che punto siamo del percorso democratico del nostro paese? Beh, ha un punto di svolta nuovo, perché nel 93 è avvenuto per la prima volta questo fatto della tripolarità. Fu la sorpresa del 93, con i 5 Stelle che ebbero quell'affermazione che hanno avuto. Adesso, questa volta, il dato singolare... Intendeva dire il 2013, per capirci. Esatto, nel 2013. Sì. Adesso, la singolarità è che noi abbiamo avuto, rispetto ai tre contendenti, un solo vincitore, 5 Stelle, e due sconfitti. Perché il PD è sconfitto, ma anche il centrodestra è sconfitto. E c'è questa singolarità, che dove competeva con il PD, uno del centrodestra, come a Milano, i 5 Stelle non l'hanno appoggiato. Mentre chi perdeva rispetto all'altro, in particolare il centrodestra, rispetto al PD, è andato ad appoggiare 5 Stelle. È rimasto Torino, il voto contro. Torino,
ha vinto questo voto contro, si vince quei voti contro, non lo so. Non lo so perché c'è una società politica molto liquida oggi nel Paese, lo si vede anche dalle ultime elezioni, e c'è anche un dato, perché anche nella politica, non solo, ma anche nella politica, le mode vanno contro se stesse, perché vengono sorpassate da qualcun'altra prima di riuscire a compiersi. Quindi adesso c'è una certa moda, che c'è stata la moda dei leghisti, c'è stata anche una moda berlusconiana, adesso c'è una moda di 5 Stelle, le precedenti sono tutte finite così, adesso, lunga vita al nuovo re, però vediamo come andrà a finire. Però si sono accorciati i tempi, queste mode si bruciano sempre più velocemente. Molto, direi, se la moda di Renzi è finita o non finita, lo vedremo probabilmente a ottobre col referendum. Entrano in difficoltà. Però è durata 2 anni, quella di Berlusconi era durata 20 di moda, quindi... si brucia tutto, forse proprio per colpa dei social network. E entrano in difficoltà a ragione di loro stesse, sono già passate prima di compiersi. E questo, insomma, ci è deve come fare... comprare una camicia in un negozio, ma quando te la metti quella camicia non va più di moda. È già superata. Ma come si è svegliata Roma a 5 Stelle stamattina? Abbiamo sondato un po' l'umore in giro, ascoltiamo le risposte che sono state date al microfono di Armando Fioretti. Cosa ne pensa del voto di Roma? Io sono ultra felice. La città così sporca, almeno la diamo a delle persone pulite. Buono cambiamento. Con Virginia Raggi cambierà la città, secondo lei? Penso di sì. Si aspettava la vittoria della Raggi? Sì, sinceramente sì. È contento? Diciamo, io non tanto, perché non mi sembra così, a giudicare, insomma, da quello che ha detto e fatto finora, molto all'altezza del ruolo. Speriamo che con l'esperienza, insomma, con opportuni aiuti possa, insomma, farcela, perché sarebbe importante, insomma, dare una svolta, cambiare un po' la politica romana. Perché inevitabile? Perché il PD comunque veniva da un'esperienza precedente troppo compromessa e quindi sarebbe stato possibile un esito differente. Certo, magari numericamente magari nessuno poteva immaginare una distanza così notevole, però politicamente era inevitabile. Penso che le persone hanno tanto bisogno di pensare che ci sia legalità, perché la questione morale è la cosa più importante in questo paese. Quindi anche se io non guardo tanto con simpatia il movimento, perlomeno per come era alle origini, sono contento, era l'unica scelta possibile. Cosa ne pensa del dato del voto di Roma? Hanno eletto una donna e ne sono lieto. E poi anche di un altro raggruppamento politico, che è una importante novità. Quale sarà, secondo lei, la sfida più difficile che dovrà affrontare Virginia Raggi? Capire dove abbiamo i debiti, come sono stati fatti e provare con onestà a dire ai cittadini che ce la metterà tutta, ma non è che con questi 5 anni di legislatura si potrà risanare il buco che ci sta. Questo è sotto gli occhi di tutti, a meno che non vogliamo far finta di niente. Non sono le buche, il problema è che tutto quello che si è creato è diventata una città ingestibile. Insomma, anche un sano realismo da parte dei nostri interlocutori. Dicevamo, San Giorgio, prima delle mode, di quanto politiche, di come si brucino repentinamente. Ma per prolungarla questa luna di miele con Roma, Virginia Raggi che cosa deve fare? Deve amministrare bene la città. La risposta è nei fatti. La prima cosa che ci si attende in un'epoca della rapidità come questa è che la Raggi, in un arco di tempo brevissimo, ci dica chi è la squadra con la quale governerà la città e ci dia il senso di una squadra di alto profilo. Il primo banco di prova è quello. Ha dato notizie in proposito? Ancora no, abbiamo quei 4 nominativi, tra l'altro ancora suscettibili di verifica, Esposito. Ma adesso immagino difficile un passo indietro, almeno su quei 4 nomi. Sappiamo che Virginia Raggi ha detto che alcuni nomi praticamente già sono nella squadra, soltanto che per vari motivi di privacy non hanno voluto che fossero rivelati prima del turno di ballottaggio. Virginia Raggi però è una grande occasione, questo va detto. Cioè, sostanzialmente siamo davanti per la prima volta, dopo non so quanti anni, davanti a un monocolore. Ha una maggioranza tutta Movimento 5 Stelle, quindi non deve fare nessun tipo di accordo con i partiti della coalizione. Ha la libertà di farsi una...
un'aggiunta sua, perché non deve dare il posto a quel partitino, a quell'altro cespuglio, eccetera, eccetera. Questa è una grande occasione per il Movimento 5 Stelle. Roma e Torino sono delle occasioni che il 5 Stelle deve sfruttare per dimostrare al paese intero che è in grado di governare. Questa è la prova di governo. È finita l'era della protesta, è finita anche l'era della proposta, ora è il momento del fare, di dimostrare. Ecco, ma questo monocolore, questa vocazione maggioritaria di fatto poi realizzata perlomeno a livello amministrativo, ci dice che allora hanno avuto ragione loro a tenere il punto, a non accettare per esempio l'ingresso in giunta quando glielo offrì Marino nel famoso streaming di Bersani, a battere i pugni sul tavolo e a rispedire le offerte ammittenti. Quindi ha pagato quella strategia, San Giorgio? Ma certamente sì, un partito del genere si sarebbe fatto, avrebbe, entrando in giunta, avrebbe legittimato le difficoltà degli altri, anche gli aspetti negativi di quelle gestioni. Quindi questo certamente ha pagato, e poi è favorito da un sistema elettorale, quello dei sindaci, che quando si arriva al ballottaggio ti fa vincere comunque. C'è un aspetto come l'Italicum, c'è un aspetto rischioso però della democrazia da questo punto di vista. Non mi riferisco tanto a Roma quanto a Napoli. A Napoli il sindaco canta vittoria dicendo ho vinto col 60%, ma ha vinto col 60% del 30% degli elettori. Quindi ha vinto con poche migliaia o poche decine di migliaia di voti. Questo significa che noi abbiamo dei grandi poi meccanismi di governo, però che si fondano su un consenso elettorale che sembrano dei piedi d'argilla. E quindi, insomma, questo è un problema di baricentro democratico della democrazia che deve far riflettere, soprattutto in vista di una legge elettorale come quella dell'Italicum, che un meccanismo del genere lo vuole riproporre a livello nazionale. Ecco, certo, per Renzi adesso è un bel dilemma quello dell'Italicum, perché l'Italicum, il doppio turno ha dimostrato, non a caso Berlusconi l'ha sempre rifiutato, qualsiasi forma di legge elettorale a doppio turno, perché sapeva che era un sistema che permetteva di sommare i voti contro di lui. L'Italicum permette la stessa cosa, permette agli avversari di Renzi, anche non facendo alleanza, che quei voti si sommino. Sì. E quindi Renzi adesso è davanti a un bivio: tenere la barra dritta sull'Italicum, che gli consentirebbe in caso di vittoria di governare senza cespugli, come lui ama, però dall'altra parte c'è un effetto boomerang, perché rischia la sconfitta e un eventuale ballottaggio che vedesse il 5 Stelle contro il PD. Perché il rischio di uno slogan uno contro tutti è esattamente il suo rovescio, che diventa tutti contro uno. E poi vediamo i risultati quali sono stati, ma dal punto di vista della comunicazione adesso che atteggiamento vi attendete da Palazzo Chigi, che naturalmente è atteso questa sfida referendaria, quindi attaccherà, lancia e resta, o è meglio consigliarli prudenza? Se posso dare un sommesso consiglio al Presidente del Consiglio, gli direi di parlare meno e anche molto meno. C'è una legge che è la legge della comunicazione. Quando si supera un certo livello, improvvisamente c'è una caduta verticale. Lui da mesi, io avvertivo lo scricchiolio, e per continuare a restare, a tenere alto questo livello della comunicazione, sei costretto a dirne sempre una in più, capito? E a quel punto poi fatalmente caschi, rotoli giù. Quindi lui dovrebbe fare cose diverse. Fenice, che era l'antico istitutore di Achille, descriveva con un verso la capacità dell'uomo di governo. Diceva: sa dire parole e portare a termine fatti, sa spiegare, sa convincere, ma poi deve fare. Quindi ecco, lui ha molto usato la prima metà di questo verso, è bene che usi la seconda metà con qualche risultato. Forse non si fida completamente degli altri che dovrebbero andare a comunicare al posto suo, evidentemente. Non lo so, questa è, perché sicuramente c'è stata una sovraesposizione di Renzi in questo periodo eccessiva. Berlusconi sapeva eventizzare se stesso, se vuoi, no? Andava in TV raramente, magari andava da Vespa, faceva delle grandi cose, però diventava un evento. Renzi forse sta abusando di questo. Lui è molto vicino, se non ha già oltrepassato, quel gesto che fanno molti di quando sentono troppo spesso parlare una persona, che è quella di cambiare canale. Quando avviene quel passaggio sul telecomando, il rischio... Tra l'altro è arrivato dagli Stati Uniti anche un fior di consigliere proprio di comunicazione politica, Messina, correggimi se sbaglio, che sta curando anche la comunicazione di Hillary per Clinton, quindi sì. chi meglio di lui verrebbe da dire, vedremo se pagherà. Io farei anche un po' di...
diciamo così, non dico di mia colpa, però ammettere qualche errore, cercare di ammettere la sconfitta apertamente. Adesso vediamo che cosa succederà venerdì, però il Premier sembra sempre in qualche modo rilanciare. San Giorgio, naturalmente questa tornata elettorale poi ci regala, ci restituisce un protagonista della scena politica che pensavamo dimenticato quasi per sempre, invece evidentemente è eterno e duro a morire. Clemente Mastella, lei ben conosce, tra l'altro anche personalmente, nuovo sindaco di Benevento, evidentemente poi l'animale politico non muore mai, se è di razza. Che cosa ci dice questa storia? Beh, Benevento? Devo dire, io poi seppi casualmente che lui si candidava a Benevento, gli telefonai, poi gli ho fatto anche i complimenti proprio oggi, ieri, quando è stato. È l'esponente di un'antica classe dirigente che però pone una domanda vera, la pone con riferimento a Roma e con riferimento a tutto il paese. In queste elezioni, anche in queste elezioni, i cattolici dove erano? Dove stanno? Dove sono stati? Non se ne parla più. E io credo invece che la radice cattolica del paese, insomma, sia qualcosa di importante e di significativo. Credo che il baricentro e l'equilibrio democratico del paese si fondino anche su quella cultura e anche su quella partecipazione. Al momento è totalmente scomparsa. Io spero, chiedo, mi auguro che il mondo cattolico riesca a fare un colpo, a battere un colpo, perché paradossalmente mai come oggi l'agenda della politica, con la fine della sinistra, con la fine di un certo capitalismo tutto finanziarizzato, potrebbe essere l'agenda politica in mano all'equilibrio, al senso del bene comune che una cultura cattolica potrebbe avere, ma che non ha oggi un canale organizzativo attraverso il quale manifestarsi e incidere un po' sulla politica italiana, che non guasterebbe secondo me. Esposito su Mastella? Io ho avuto la fortuna, quando facevo il corrispondente, il cronista, di andare alla festa del partito di Mastella a Telese, e direi, diciamo, quelle zone sono un po' il feudo di Mastella, cioè alla faccia. Esatto, Mastella è a prescindere dal partito, a prescindere dall'orientamento politico, sia se stava col centro, in quel momento stava col centro-sinistra, sia stava col centro-sinistra, sia col centro-destra, Mastella era a parte, Mastella andava votato perché era colui che incarnava quasi l'orgoglio del paese, direi, addirittura sotto certi punti di vista. Insomma, vedremo, allora lo seguiremo anche alla prova dei fatti, perché insomma poi comunque Benevento presenta non poche criticità, evidentemente anche lì vorranno vedere i fatti. Ringrazio Giuseppe San Giorgi e Marco Esposito di essere Grazie intervenuti. Vi aspetto fra poco per l'ultima parte del nostro incontro, del nostro approfondimento elettorale su Voto di Roma. Tra poco. Nel Lazio, l'Arca di Capena da oltre 15 anni è il centro commerciale per tutta la famiglia. Con 40 negozi di abbigliamento delle migliori marche, casalinghi, gioiellerie e tecnologia. Facile da raggiungere da Roma Nord e dall'Alto Lazio. Una libreria, un'attrezzata area giochi per bambini, un corner destinato alla ristorazione con bar e tavola calda e un grande ipermercato M+. Per trasformare il tempo libero in un'occasione di socializzazione. Aperto 7 giorni su 7 con ampio parcheggio gratuito per auto e moto. Trasforma la tua lista della spesa in una gradevole esperienza. Vieni all'Arca di Capena. Eccoci, belli, pronti e carichi. Sempre pronti e carichi noi di S di Motors. Ecco le chiavi della tua nuova auto, Lamberto. Sei pronto? Prontissimo! Bene! Che meraviglia! Che sogno! SD Motors, da oltre 15 anni, realizza i tuoi sogni. SD Motors ti aspetta in via Cesco Baseggio 50 a Porta di Roma. Visita il nostro sito www.sdmotors.it, la pagina Facebook, oppure chiamaci allo 06 87 14 15 91. Molto tempo fa, eravamo così distanti. Da allora siamo cambiati ed evoluti. Il percorso è stato lungo, ma alla fine ci siamo trovati per non dividerci mai più. Ogni giorno i nostri amici a quattro zampe
fanno del loro meglio per migliorare le nostre vite. Trainer è la gamma di alimenti che è al tuo fianco per aiutarti a migliorare la loro. Trainer, segui la sua naturale evoluzione. Scopri tutti i nostri prodotti su trainer.eu. Capite, ho fatto la notte in bianco. Sapesse quante volte è capitato a me. In passato, è remoto. Provi a contare le pecore. Oppure i criceti. Ne ho a casa tantissimi. Però creda noi, è meglio cambiare materasso. Ne abbiamo uno fatto apposta per lei. In un negozio per dormire trovi sempre la soluzione che fa per te. Perché facciamo materassi e sistemi letto investendo in ricerca e innovazione. E adesso ci sono i sogni a tasso zero. Come materasso in memory Hydrafresh da 19 euro al mese. Com'è bella addormentata. E anche da sveglia. Hai un mutuo incagliato. Il tuo immobile è stato pignorato. Sta andando all'asta. Vendilo prima che sia troppo tardi. Rivolgiti subito alla Luizzi Immobiliare. Contattaci. Pensiamo noi a saldare il tuo debito con anticipi a tasso zero, a ricercare l'acquirente e a vendere l'immobile con professionalità e massima riservatezza. Luizzi Immobiliare. Da 40 anni la migliore soluzione per il tuo immobile pignorato. Chiama subito lo 06 37 20 571. Fidati di chi ci mette la faccia. Ottica Battisti. Da 35 anni al servizio della tua vista. Esame visivo e OCT in sede. Centratura computerizzata per occhiali progressivi. Lenti Zeiss e montaggio in un'ora. Sconti fino al 30% sulle nuove collezioni Fendi, Gucci, Tiffany, Ray-Ban, Oakley, Armani e molte altre. E 50% nell'angolo outlet. Ottica Battisti. In via Castel di Leva 263, zona di Vigno Amore, con ampio parcheggio. Info 06 71 35 05 13. Seguici anche su Facebook. Centro Ottico Battisti per news e promo. Nuovamente insieme per questa ultima parte del nostro incontro di approfondimento sul voto di Roma. Tre nuovi ospiti, presento subito Fabio Salamida, giornalista, collega che insomma, segue particolarmente da vicino le vicende del Partito Democratico. Oggi da voi che aria si respirava stanotte? Insomma, è stata una notte lunga e forse anche insonne, mi viene da pensare. Beh no, diciamo è stata più breve del previsto se andiamo a vedere poi rispetto ad altre notti. E, beh, comincia una riflessione, chiaramente una riflessione dovuta, visto il risultato così netto, e quindi già oggi sui giornali ci sono varie dichiarazioni, ci sono diverse prese di posizione, chiaramente essendo un risultato così netto le cause sono tante, le cause di questa sconfitta, e quindi bisognerà rimboccarsi le maniche e riprendere a lavorare. Poi diciamo a livello di... Diciamo, come giornalista il commento sarebbe lunghissimo, quindi magari affrontiamo dei temi un po' uno per volta. Ci arriviamo. Intanto così apre il sito del Messaggero sulla sua home page in questo momento con la faccia del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Non è stato un voto di protesta la minoranza del PD di cambiare rotta. Umberto Croppi, buonasera. D'accordo con l'analisi del Presidente del Consiglio? Ricordiamo che Umberto Croppi, insomma, anche lui aveva dichiarato, non aveva fatto mistero di parteggiare per Roberto Giachetti, certo. Ha avuto anche un ruolo propulsivo in questa candidatura. Non è stato un voto di protesta? Allora, con le parole si può, sono sempre elastiche, soprattutto in italiano. Se per protesta si intende la volontà politica di punire una classe dirigente, è stato un voto di protesta, però è anche carico di significati politici. Poi che sia stato invece, come dice il Presidente del Consiglio, un voto per il cambiamento, la cosa è l'altra faccia della medaglia, le due cose coincidono, si vuole cambiare quando si è insoddisfatti di quello che si è sperimentato. Banalizzando, ha vinto il Movimento 5 Stelle o ha perso il Partito Democratico? Anche qua, sono sempre le due facce della stessa medaglia. Il Partito Democratico ha perso in maniera clamorosa, soprattutto a Roma, ma non solo, perché poi abbiamo visto che è abbastanza generalizzato. Ha perso non solo per i risultati elettorali. A Roma, rispetto all'universo degli elettori, per il PD non ha votato neanche un elettore su 10. Cioè non c'è più il Partito Democratico a Roma. E siccome è una tendenza di lungo termine,
non è un fatto così esploso all'improvviso, poi ci sarà modo, vediamo anche l'andamento dei dati elettorali degli ultimi 10 anni, significa che quella roba là non esiste più, e dove esiste è dove c'è un blocco sociale, cioè i quartieri benestanti, il centro e i parioli, che rappresentano l'opposto di quello che storicamente i due partiti che hanno costituito il PD, cioè in particolare il Partito Comunista, ma anche la Democrazia Cristiana, avevano un forte radicamento popolare. E quindi è proprio il blocco sociale, il tipo di interessi rappresentati che è cambiato. Quindi quella la sconfitta è chiara. Hanno vinto i 5 Stelle? Hanno vinto. E adesso vediamo se questa vittoria è soltanto un epifenomeno oppure se sapranno consolidare in esperienze di governo questo mandato che hanno avuto. Gianluca Roselli, Il Fatto Quotidiano, buonasera. Eppure dalle parti vostre l'aiutino era arrivato, forse magari un po' troppo tardi, con quella storia della Raggi, della ASL di Civitavecchia. Eravate trasformati nel principale alleato di Giachetti in maniera insospettabile. Per l'aiutino alla Raggi è stato quello. Eh sì, addirittura. Beh, quello voglio dire, appunto. Come lo leggi? A conti fatti ha ragione Groppi. Sì, diciamo che non ha inciso per nulla, no. Insomma. Diciamo che, ecco, a chi magari ci imputa di essere un giornale troppo schierato sul Movimento 5 Stelle, abbiamo dimostrato che non è così, nel senso che avevamo una notizia, l'abbiamo data. Tra l'altro è una notizia pure vecchia, nel senso che esatto. Però insomma, a 2 giorni dal voto, insomma, ha fatto, cioè, il PD ci è saltato sopra, non ha inciso, insomma, quindi era una partita segnata evidentemente. Ma sì, nel senso che si capiva abbastanza fin dal primo turno. Io non mi aspettavo forse un risultato così eclatante, perché è stato proprio asfaltato Giachetti. Un distacco così grande non me lo aspettavo, però c'era in città, si respirava quest'aria comunque di voglia di cambiare e di provare qualcosa di nuovo. Giachetti ha fatto anche una campagna elettorale dignitosa. La Raggi, anzi, magari negli ultimi giorni ha dimostrato anche qualche tensione, qualche nervosismo. Detto questo, si respirava in città una voglia di cambiamento. Volevo dire una cosa sul PD. Ci arriviamo, perché insomma abbiamo modo di approfondire. Groppi prima sottoponeva il dato nei municipi, il dato dei voti nei municipi. Allora con questo servizio facciamo un po' d'ordine per vedere come effettivamente i romani hanno votato territorio per territorio. Una debacle, quella del PD, anche nei municipi di Roma. Travolgente quasi ovunque il Movimento 5 Stelle, al centro-sinistra è rimasto solo il primo con Sabrina Alfonsi, che si conferma presidente, e il secondo con Francesca Del Bello. Il resto è tutto pentastellato. Nel terzo Roberta Capoccioni ha superato il presidente uscente Paolo Marchionne, un altro mini sindaco che ha dovuto abdicare Emiliano Sciascia del quarto, battuto da Roberta Della Casa, mentre nel quinto municipio ha vinto Giovanni Boccuzzi su Alessandro Rosi. È stato travolto dall'ondata grilline anche l'unico aspirante mini sindaco di centrodestra. Nel sesto municipio Roberto Romanella ha sconfitto largamente il candidato di Fratelli d'Italia, Nicola Franco. Netta anche l'affermazione di Monica Lozzi su Valeria Vitrotti nel settimo, nonostante fosse sotto di 1000 voti al primo turno. Paolo Pace nell'ottavo ha battuto Anna Rita Marocchi, mentre nel nono e nell'undicesimo i due presidenti uscenti, Santoro e Veloce, hanno dovuto lasciare a Dario Di Innocenti e Mario Torelli. Ancora due donne nel dodicesimo e nel tredicesimo sono Silvia Crescimano e Giuseppina Castagnetta, che hanno battuto Cristina Maltese e Massimiliano Pasqualini. Quattordicesimo e quindicesimo di nuovo appannaggio del Movimento 5 Stelle con Alfredo Campagna e Stefano Simonelli, che hanno superato gli uscenti Barletta e Torquati. Un dato è certo, oltre alla schiacciante vittoria dei grillini, si tinge di rosa anche la mappa dei municipi. 7 presidenti di municipio su 14 al voto, il decimo municipio e commissariato, sono donne. Questo insomma è il resoconto di Luigi Vittucci, che ci dice, insomma, Groppi, un dato evidentemente univoco: il Movimento 5 Stelle dilaga ovunque, soprattutto nella cintura urbana. Certo. Io quando l'anno scorso ci furono gli episodi a Tor Sapienza, la rivolta famosa, che poi si scoprì che la cooperativa contestata era strettamente legata al giro di Buzzi, io ho passato 2 giorni là per curiosità, per capire cosa succedeva.
e l'assenza totale, non solo fisica, di esponenti del PD, là non si è visto un assessore, un consigliere comunale, ma sul territorio il rapporto con la gente era tenuto soltanto da una cooperativa di un ex brigadista rosso, addirittura, che fa solo adesso volontariato sociale, e basta, non c'era nessun rapporto con le istituzioni né col partito di maggioranza di governo a Roma. Questo si tocca con mano, non basta il giro fatto durante la campagna elettorale. Io adesso si è chiusa la campagna elettorale, per cui alcune cose diciamola tutta. Sì, cioè, nel modo in cui l'ha impostata Giachetti, tutta la prima fase di ascolto. L'ascolto non è un modo riguardoso di porsi. Tempo perso nei quello. Confronti. No, è peggio. Perché chi si candida per governare deve andare a spiegare perché cosa si candida, qual è la sua idea di città. È un modo per nascondere l'assenza di un progetto. E i giri che ha fatto anche negli ultimi giorni... Non era giorni, anche un atto di umiltà di un partito che veniva da una crisi così profonda, mafia capitale e tutto, ascoltiamo quello che dice la città. Eh sì, ma questo si fa nel corso degli anni, non con una passeggiata elettorale. Ripeto, è perfino una mancanza di riguardo. Salamita e poi Roselli? Beh, oltretutto il partito che, c'è da dirlo, perché insomma anche io ne faccio parte, governava la città, quindi una serie di informazioni già ci dovevano essere. Io quando prima ho parlato di su un risultato così ampio di responsabilità che non possono essere solo di una parte, ma devono essere per forza di cose più diffuse, parlavo anche di questo. Cioè, adesso molti dicono il PD paga anche la cacciata di Ignazio Marino, il notaio, tutta la vicenda della... Però ci ricordiamo in quei giorni a Tor Sapienza Ignazio Marino dov'era? Ci ricordiamo dov'era Ignazio Marino quando i Casamonica fanno quel funerale a Don Bosco con l'elicottero che butta i petali di fiori, con una via tuscolana completamente bloccata? Cioè, c'era un problema di rapporto tra il Partito Democratico, i suoi esponenti, anche i suoi amministratori nella città e il suo sindaco nella città, che era già... Forse tardivamente, però Marino andò a Tor Sapienza, non certo, è vero? Certo, molto tardivamente però, ci andò molto tardivamente e ci andò perché a un certo punto c'erano andati tutti. Ora, il problema di cui parlava Croppi è un problema che viene da lontano, viene anche dai due anni e mezzo di amministrazione di Ignazio Marino, viene dal Partito Democratico che evidentemente non ha saputo essere un tramite fra il sindaco e l'amministrazione. Un dato molto significativo, il primo turno. I candidati presidenti dei municipi prendono più voti del candidato sindaco, perché i candidati presidenti dei municipi su quei territori per forza di cose ci stavano, più o meno bene, perché poi non tutti erano così amati. Poi nel secondo turno c'è stata la valanga e la valanga ha travolto tutti, però quel dato è significativo. Roselli? Io penso che comunque in qualche modo, al di là comunque della tendenza generale, della voglia di cambiamento che c'era a Roma, come è stata gestita anche la partita Marino da parte del PD, in certo modo ha contato, perché c'è stato un momento in cui c'era veramente un cortocircuito in cui sembrava di essere una commedia di Ionesco, cioè col partito che doveva sfiduciare il suo sindaco, non sapeva come farlo, un commissario Orfini in una posizione di grande imbarazzo, e alla fine si è fatto un grande pasticcio. Queste cose qui, secondo me, nell'elettorato rimangono, proprio di incapacità di gestione anche formale delle cose. Detto questo, secondo me in questo voto amministrativo, forse più che in altre volte, ha contato comunque un dato nazionale. Questo è comunque un voto, credo, e Torino lo dimostra ancora di più, di sfiducia nei confronti del governo Renzi. Cioè, Renzi deve aprire una discussione seria su che cosa vuole fare lui, che cos'è il suo PD e dove vuole andare, perché se la mission di Renzi, la grande mission di Renzi era quella di fare del PD un partito a vocazione maggioritaria che puntava a prendere il 50% e comunque inglobare il voto di centrodestra o comunque di centro, queste elezioni segnano una forte battuta d'arresto, perché si è dimostrato che il voto di centro e dei delusi di Forza Italia non va, Forza Italia è molto calata in queste elezioni, non va al PD, va insomma, o nell'astensione o va addirittura a Grillo. Quindi... Devono cominciare a rotolare le teste per invertire la rotta in casa del Partito Democratico, un nome su tutti
è quello di Orfini o si devono trovare vie alternative? Poi non possiamo personalizzarle anche le sconfitte, Groppi. Sì, non bastano i capri espiatori. Quello che è stato appena detto è verissimo e la responsabilità la porta tutta Orfini. Che Marino non fosse in grado di governare era chiaro a tutti, per primi ai dirigenti del PD, ancor prima, ben prima che scoppiasse il caso Mafia Capitale. E il PD ha avuto due occasioni per far saltare il tavolo e riprendere in mano in maniera energica. Quando ci sono stati i primi arresti, si poteva arrivare, anzi sembrò nelle prime ore che la volontà politica fosse quella dello scioglimento del Consiglio Comunale. E nel luglio successivo, avendo predisposto ad arte, apposta, il famoso dossier, che poi non abbiamo mai letto, del prefetto di Roma, che era lo strumento che Renzi si era precostituito per arrivare allo scioglimento. In tutti e due i casi fu Orfini a convincere Renzi che bisognava tenere in piedi questo cadavere, perché c'era la consapevolezza che se si fosse votato prima avrebbero perso le elezioni e questo avrebbe messo un'ipoteca sulle elezioni politiche. E queste le cose che si dicevano nel PD. Quindi la prima responsabilità sta nel fatto di aver tenuto in piedi una cosa che in piedi non poteva stare e che inevitabilmente gli sarebbe caduta addosso. E quando gli è caduta addosso l'hanno gestita nel modo più goffo possibile, non avendo il coraggio di dire i motivi veri per cui quella cosa doveva finire, e quindi attaccandosi agli scontrini, a delle stupidaggini che poi ovviamente non sono state comprese. Intanto leggiamo anche la sigla del Corriere della Sera Roma, che naturalmente mette in primo piano la figura di Virginia Raggi, che su Facebook dice: bel momento per Roma, pronta la giunta, vertice con i consiglieri, prende corpo la squadra del Campidoglio. Frongia, uno dei più stretti collaboratori di Virginia Raggi, che ha già condiviso con lei la precedente consigliatura, dato come capo di gabinetto. Più in basso si parla anche dei guai in casa del PD, con un Orfini dato verso l'addio. Ma poi sarà veramente così, Saramita? Non so, al momento non mi risulta che ci siano addi in vista, almeno nelle prossime ore, poi tutto può cambiare chiaramente, no? Ma quello che volevo dire io, anche su quello che diceva sempre Croppi e diceva il collega, è vero che il rapporto fra Marino, la città e il suo partito era ormai logorato, però comunque bisogna tener conto di una cosa: si era andati a votare, Marino comunque aveva avuto un consenso molto largo, no? Ed era un consenso anche, diciamo, tutto suo, nel senso che se l'ha fatto una campagna elettorale, se l'ha fatto tra l'altro una campagna elettorale azzeccata, cosa che per esempio io penso che Giachetti non abbia fatto. L'ho detto anche quando ho avuto modo di dirlo nelle varie sedi, diciamo, del partito, l'ho detto in assemblee anche pubbliche. Per me, quando un candidato si presenta con un materiale di questo tipo, dove a caratteri cubitali c'è il nome dell'altra candidata con un quiz fatto, come se fosse la rete fei, cioè, dove in un certo punto in una parte del quiz c'è scritto vota Virginia Raggi, secondo me è un errore proprio dell'ABC della comunicazione. Cioè, Giachetti, non Giachetti candidato, ma diciamo lo staff, comunque l'agenzia di comunicazione che ha seguito la campagna elettorale del candidato sindaco Giachetti, ha sbagliato completamente una campagna elettorale, questo, è già difficile. Croppi, ma Flavia Perina avrebbe fatto un lavoro migliore, che un po' ha stupito anche questo annuncio di Giachetti, che insomma, dico questo perché per chi non lo sapesse, Croppi conosce da lunga data Flavia è più di una sorella per me, esatto. E io ho una stima illimitata per lei, e la sua storia politica giustifica pienamente. Anche con Marino aveva avuto un colloquio in campagna elettorale, poi non si riuscì a concretizzare. E tra i tanti sbagli che ha fatto Giachetti c'è stato questo: è uno sbaglio di tempi. Il nome della Perina doveva tirarlo fuori quando ha annunciato la squadra, cioè prima del primo turno. Allora avrebbe avuto un senso, si sarebbe prostituito uno strumento per dire alla città: guardate che noi siamo aperti, stiamo allargando i confini, non siamo chiusi. Farlo a 48 ore dal voto è sembrato un goffo tentativo di recuperare alla fine, nella disperazione, qualche voto. Non ha fatto un favore né a se stesso né a Flavia. Forse non aveva avuto il benestare prima. No. Posso assicurare che c'era dai tempi, da prima che annunciasse la giunta. Roselli, ma insomma, quindi con Virginia Raggi ci scordiamo le Olimpiadi, lo Stadio della Roma? La chiudiamo così? Sì. Ma lo Stato della Roma non lo so, le Olimpiadi al momento credo di sì, nel senso che comunque lei l'ha detto chiaramente, l'ha fatto capire. Poi nelle ultime fasi della campagna elettorale
magari era stata un po' anche, come dire, diplomatica, nel senso che non voleva inimicarsi troppo magari certe categorie, però la sua posizione è nota, cioè sulle Olimpiadi, prima vengono altre cose, poi dopo. Lo stato della Roma invece è un punto interrogativo, non credo che, anche perché poi quella è tutta una questione... Ormai hai ragione. Sì. Quindi non credo che su quello... è un punto interrogativo. Trappi e Saramida su questo? Allora, la presenza di Berdini in giunta, non so se considerarla, io la considero una garanzia in questo senso, oppure un'ipoteca... Berdini non può consentire che si costruisca lo stadio, la sua posizione su questo è nettissima, e quindi se resta lui assessore per quanto riguarda le Olimpiadi anche, che si costruisca lì o che si costruisca in generale? Che si costruisca lì perché è lì con quelle modalità, cioè con la concessione in cambio di centinaia di migliaia di metri cubi. Che poi si faccia da un'altra parte con un'altra modalità, nessuno immagino potrebbe essere contrario. Sulle Olimpiadi io le ho sempre ritenuto quasi un bluff, cioè una cosa fine a se stessa, così come era stato ai tempi miei con Alemanno, il comitato messo in piedi, è un bluff che adesso cadrà. Beh, lì c'era stato pure il Gran Premio di Formula 1 all'Euro, insomma, ne avevamo viste. Beh, certo. Insomma, era creativo. C'entrava qualcosa Groppi con quella storia? No, per le Olimpiadi la mia posizione era chiara. Sul Gran Premio si era già defilato o faceva ancora parte? No, allora io l'ho raccontato anche nel mio libro. Diciamola tutto, visto che siamo in chiusura. Io ho assistito all'epilogo di quella vicenda, dopo che il povero Flamini, che era l'imprenditore che stava curando, aveva già speso più di 8 milioni di tasca sua, e negli ultimi giorni in cui sono stato assessore, nel pieno della crisi della giunta sciolta, Alemanno convoca una conferenza stampa per annunciare la definizione del leader della Formula 1, e io ho assistito a Flamini che chiama, come si chiama? Eccleston. Si scambiano un po' di frasi in inglese, sbianca, riattacca al telefono e dice ad Alemanno, questo a 12 ore dalla conferenza stampa, e Eccleston ha detto di no. Ecco, insomma, al di là di questo retroscena, che comunque sarebbe stato strano se avesse detto di sì, però insomma ci fa capire anche poi la politica a cosa si appiglia a volte, a quali sottili equilibri. Saramida, stadio e Olimpiadi, quindi a Malagò chi lo va a dire adesso? Già sarà arrivato il messaggio. Condivido le analisi che sono state fatte. A me dispiace che una campagna elettorale su una città come Roma, dove a Tor Sapienza e dove in alcuni quartieri non arrivano addirittura i mezzi pubblici, dove ci sono periferie, dove uno apre le finestre e entrano i fumi tossici che escono dai campi Rom, si sia incentrata tutta una campagna elettorale su uno stadio dove non si sa neanche se effettivamente i privati hanno i soldi per investire, e su le Olimpiadi del 2024. Ora io non so la Raggi, perché io non sono così scettico. No, questi sono i tempi per le Olimpiadi, non è che le Olimpiadi si possono programmare. No, ma infatti io non sono così scettico sul fatto che lei possa a un certo punto chiedere un nuovo progetto e anche avallare il progetto olimpico. La vedo difficile. Sullo stadio bisogna anche capire quanto il Comune ha la possibilità in questo modo di bloccarlo, perché è stato già deliberato, il Consiglio ha già approvato, adesso ci sono tutte le valutazioni che stanno facendo a livello la Regione, quindi io non so quanto si possa tornare indietro. Sicuramente se avrà la possibilità di tornare indietro, tornerà indietro anche sullo stadio della Roma, che però appunto mi sembra assurdo che siano stati argomenti di campagna elettorale. Cioè, Roma è una città che in questo momento ha una sofferenza tale, soprattutto nelle periferie, e si è visto dal voto, che forse non è... Cioè, per me è stato un po' incomprensibile puntare su questo tipo di argomenti. Chi vi ha preceduto prima, insomma, sosteneva che tra le due donne che sono emerse in questa tornata elettorale l'Appendino abbia un profilo un po' più solido, più strutturato rispetto a Virginia Raggi, anche nel modo di comunicare, per come si relaziona al pubblico. Condividete questo giudizio? Bah, sì, sul modo di comunicare forse sì, sembra un po' più sicura di sé, è più sciolta. Detto questo, bisogna vederle tutte e due alla prova dei fatti, e comunque ripeto, Renzi deve aprire una seria analisi del perché non prende quei voti che lui si era preposto di prendere. Cioè, Forza Italia
è diminuita tantissimo e quei voti erano quelli, i voti dei delusi del berlusconismo erano i voti a cui puntava il PD per diventare il grande partito a vocazione maggioritaria. Ha fallito la sua mission, è una battuta d'arresto molto importante questa, e il fatto che perda a sinistra rientra in quel discorso del fatto del perché il PD non esiste più nei quartieri di sinistra, nei quartieri rossi, nei quartieri popolari di Roma, ma non solo di Roma. Interi comuni rossi, Genzano. Interi comuni. Su Genzano ovviamente è successo anche qualcosa di paradossale con effettivamente un recupero di quasi 20 punti da parte del Movimento 5 Stelle, però Croppi, ma Roma può permettersi un sindaco timido? A proposito di comunicazione, abbiamo detto insomma l'Appendino, poi non è che le parole fanno un sindaco, però insomma l'immagine ha il suo peso. La Raggi sembra un po' più ingessata da questo punto di vista. L'indicatore che ci viene dal risultato elettorale è il fatto che i livelli di sopportazione per sindaci, forse poco timidi, ma comunque amministrazioni, giunte, che hanno governato come in questi anni, hanno portato a un disastro non solo gestionale, ma anche proprio nel vissuto della gente, nel rapporto con l'amministrazione. Quindi quello che tradotto in argomenti da bar che hanno portato a questo voto, dopo quello che abbiamo visto è difficile che si faccia peggio. Io la penso in maniera un po' più strutturata, ma il concetto è sostanzialmente questo. Vediamo intanto la formazione della giunta. Mi pare che la scelta dei collaboratori sia una scelta oculata, non è affidata alla selezione via internet, ma eppure la prudenza nel non doverla annunciare a tutti i costi prima, non avendo ancora trovato le persone giuste, mi pare che dimostri una maturità superiore a quella che gli viene attribuita. Se poi lei ha le caratteristiche personali, non lo so, molti leader si sono formati nel ruolo. Dobbiamo chiudere, grazie a Fabio Salamita, grazie a Umberto Croppi, grazie a Gianluca Roselli, così come grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito in questo speciale elezioni amministrative, in questo speciale ballottaggio. Da parte mia un ringraziamento particolare a tutta la redazione del TG di Teleroma 56, alla squadra tecnica e ai nostri editori che hanno permesso che questo spazio andasse in onda. Appuntamento a domani, ore 19:30, un in bocca al lupo, questo sì, al nuovo sindaco di Roma, Virginia Raggi, ne ha davvero bisogno la nostra città. Arrivederci.